dalla serie di... Prego. Accendete le luci per cortesia. Ecco. E lux fuit. E allora, questi pezzi documentari che abbiamo messo insieme servono a darvi il quadro sintetico, naturalmente, molto esemplificativo, di un processo storico che inizia appunto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Lotta per la terra, lotta per la democrazia, per l'applicazione poi della Carta Costituzionale che viene varata in quell'occasione con la Repubblica, l'inizio della Repubblica, una vita contrastata, come avete visto anche dagli accenni, lotte per le terre, le stragi dei portelli alla Ginestra e tutti i contrasti e le lotte sociali che sono sviluppate, e poi queste guerre di mafia che si manifestano durante questo percorso, con il collegamento sempre, che è la caratteristica appunto dell'organizzazione criminale, con appunto la vita istituzionale e la politica, che perdura anche oggi. Infatti mi si permetta di osservare con perplessità la recente sentenza di ieri sera della Cassazione, che pur dichiarando che quei gruppi criminali di Roma condizionavano le istituzioni di Roma, di romane, non sono mafiose, quando l'accusa appunto era che, siccome l'organizzazione criminale significa organizzazione mafiosa, significa organizzazione criminale che ha un collegamento strutturale, organico, permanente, con pezzi della politica, con pezzi dell'istituzione, è appunto mafia, come dice appunto il 416 bis con tutto quello che ne consegue. Lasciamo la parentesi, la mia perplessità, diciamo, poi la storia ci darà ragione o torto, secondo i casi. Qual è il punto chiave per comprendere la discussione sull'evoluzione della mafia e delle nuove mafie sulle quali discuteremo quest'anno nel nostro progetto educativo? Il periodo storico di cesura è indicato nella seconda guerra di mafia, come avete visto. Quasi 800 e più morti in tutta la guerra, compreso appunto vittime illustri, dirigenti della squadra mobile, degli investigatori, inquirenti, magistrati e così via, e delitti definiti politico-mafiosi. Reina, Mattarella, Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa. Non che gli altri non lo fossero, ma questi hanno una caratteristica appunto, che sicuramente sono state eseguite alla mafia, come poi viene accertato nel processo, sulla base della decisione della cupola, ma sicuramente, anche se poi non viene dimostrato giudiziariamente, ha un collegamento, ha una finalità politica e quindi un'ispirazione politica. Però la reazione del Paese, del Parlamento, delle cittadine, delle istituzioni è tale che provoca la sconfitta della mafia. Che la prima legge antimafia, 1982, appunto la 646, la cosiddetta legge Rognoni-La Torre, che contiene 416 bis, dopo 122 anni dall'Unità d'Italia, è la prima legge che consente appunto di andare a processo. I mafiosi, avete visto, il massi processo, 372 secoli combinati di galere e così via, segna la sconfitta della vecchia mafia. Non c'è più, quindi non discuteremo celebrando quel periodo come... No, ormai quella... Però la mafia continua ad essere, perché si è saputa trasformare, evolvere, ha saputo utilizzare il sistema globalizzato e finanziarizzato, le mafie transnazionali, i traffici illeciti transnazionali e così via. Ed è quello che vogliamo trasmettere come conoscenza critica a voi, perché la nostra generazione, per quello che ha potuto, ha dato un contributo modesto. Il Comitato Popolare della Lotta contro la Mafia era costituito inizialmente da me, dirigente di un partito di sinistra, e dal prete del posto, Cosimo Scordato. L'acqua santa e il diavolo, scherzavamo, diceva. Però fu il primo esempio di una reazione popolare che era trasversale, che non era più legata alle concezioni politiche della sinistra contro il feudo. No, era molto più trasversale. Avete visto la marcia, la prima marcia popolare contro la mafia, era fatta con l'appello del Presidente della Repubblica, con il sostegno del Cardinale Pappalardo, con la partecipazione della società, che non era destra o sinistra, era la società, gli studenti, gli artigiani, i cittadini in generale, che si ribellavano alla mafia. Questo è il fatto nuovo.
Quindi produzione legislativa nuova, di cui parlerà il professor Militello, che è appunto, come suol dire, il giurista esperto della materia. Anniversario di una lotta trasversale che oggi dobbiamo ricordare, che 40 anni fa fu ucciso il presidente, in quell'epoca della seconda guerra di mafia, il presidente democratico cristiano della regione, Piersanti Mattarella. Ne parlerà poi il consigliere presidente della Repubblica attuale per la stampa, il dottor Grasso, che è stato autore di un libro specifico. Ma è anche però quel momento che genera anche un'attenzione internazionale sul fenomeno mafioso. E non a caso ricorderemo questa mattina il 20° anniversario, che un altro anno si celebrerà, della famosa convenzione ONU che si tiene a Palermo, nel Palermo 2000, che stabilisce appunto l'impegno internazionale per contrastare le mafie transnazionali. Ne parlerà poi il nostro amico, il magistrato Antonio Balsamo, che è consigliere giuridico della rappresentanza italiana presso l'ONU a Vienna, quindi avremo questo quadro. Ecco, questo è il quadro che vorremmo darvi. Successivamente, nelle altre videoconferenze successive, quelle del 14 novembre, quelle del 6 dicembre, quelle di gennaio e così via, discuteremo e approfondiremo i temi della globalizzazione, della corruzione, della sua funzione oggi molto più diffusa del passato come elemento, il brodo di coltura, diciamo, in cui nascono le nuove mafie, che sono più invisibili, come vengono definite, ma sono anche più diffuse e quindi molto più sottili. Il contributo che abbiamo dato noi, dicevo poco fa, è stata la sconfitta della vecchia mafia. La trasmissione di questa memoria, di questo insegnamento, serva a voi, nuove generazioni, perché riusciate a liberare questo paese dalle mafie, cosa che ancora noi non siamo riusciti a fare. Do la parola al professore Militello. Grazie. Ah, ecco, scusate. Chiedo scusa, scusami Paolo. È in videocollegamento con noi il dirigente del MIUR, che ci fa il saluto, perché questo progetto programma ha un protocollo d'intesa col MIUR, ha un protocollo d'intesa col DAP nazionale, tant'è che partecipano, come avevo detto all'inizio, le scuole carcerarie, diciamo, delle case circondariali d'Italia. Sono tante queste videoconferenze e quindi questo ci fa piacere, li salutiamo con piacere, perché c'è una convergenza verso la legalità che noi vogliamo esaltare come base allo spirito democratico di questa Costituzione. A te la parola, Paolo, prego. Un attimo che ancora dobbiamo fare il collegamento. Abbiamo diverse decine di scuole del continente collegate, carceri da Trieste a Lucciardone, quindi diciamo un nord-sud unito nella lotta contro la mafia, e questo ci fa piacere. Approfitto per salutare tante scuole che storicamente sono collegate con questo nostro. Questa è la 15ª edizione del progetto educativo antimafia. E sarà la 14ª edizione del report con l'indagine sulla percezione del fenomeno mafioso, che poi vi proporremo. Tra poco poi vi proporremo l'uso dell'applicazione informatica, facendo vedere le fotografie che voi dovete sistemare in ordine cronologico rispetto alle cose che abbiamo detto, ma lo faremo un poco più avanti. Saluto le scuole storiche, una delle quali, diciamo, voglio citarla, è quella di Loano in Liguria, che si collega dalla prima videoconferenza, che saluto con piacere, come quella del liceo di Mantova, che da anni segue, cioè, sono tante, ma voglio citare queste perché fin dall'inizio ci hanno seguito in questo impegno. Posso? Paolo, forza, la parola a te. Sentite? Sì, spero che si senta, io non vedo l'immagine. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie Vito, buongiorno ai presenti, grazie alle scuole e alle scuole collegate in videoconferenza. Allora, sono qui con i miei collaboratori, il dottor Stefano Cavini e la dottoressa Sofia Sordini, che diciamo, collaborano con l'ufficio e con la direzione generale. Allora sì, un brevissimo saluto per dare un diciamo in bocca al lupo per l'avvio di questo ciclo di conferenze, ciclo di sei conferenze che sei conferenze che, come dicevi, abbracciano un po' il tema
il tema della mafia a 360 gradi, perché insomma leggo che si parlerà dell'evoluzione delle mafie nel dopoguerra, le mafie nell'era della globalizzazione, quindi insomma diciamo la visione, no, di come adesso, oggi, sono il fenomeno mafioso. Tra l'altro, insomma, leggo che ci sarà anche il sindaco di Palermo, che ho avuto il piacere di conoscere recentemente. Insomma, ecco, oltre che essere un politico importante, so che è anche uno studioso attento di questi fenomeni. Poi, ecco, si parlerà delle antimafia e trasformazione, quindi insomma del percorso, diciamo, di contrasto alla mafia, e poi, diciamo, delle connessioni importantissime tra la criminalità e il sistema economico. E poi, ecco, antimafia nell'Italia, l'evoluzione e l'impegno dell'antimafia, poi il femminicidio e differenze di genere. Quindi insomma davvero avete scelto degli argomenti che toccano diversi temi connessi con il fenomeno criminale, insomma, quindi conferenze di spessore, sia appunto per gli argomenti trattati, sia per gli ospiti che avete invitato. E quindi, ecco, da parte del MIUR siamo assolutamente diciamo contenti e interessati a continuare a seguire questo progetto, a continuare a sostenerlo. Tra l'altro, insomma, è importante un altro punto che tocca il nostro impegno, è quello della vicinanza delle scuole alle istituzioni. Il fatto che, diciamo, abbiate coinvolto anche gli istituti penitenziari è un aspetto che arricchisce sicuramente il progetto, che, diciamo, porta questo messaggio anche, diciamo, al di fuori, al di là delle scuole, cioè nel senso negli studenti che non sono a scuola ma, diciamo, seguono il percorso di istruzione negli istituti penitenziari. Guardate, questo è un percorso che le istituzioni stanno compiendo. Vi dico due aspetti che, insomma, forse qualcuno, voi, insomma, i relatori conoscono, forse non tutti gli studenti. Cioè, le istituzioni, e parlo di Camera, parlo della Camera e parlo della Corte Costituzionale, stanno facendo, penso, due istituzioni importantissime del sistema repubblicano, stanno facendo grandi sforzi per arrivare anche agli studenti degli istituti penitenziari. Proprio ieri eravamo a Bari, nell'istituto penitenziario per minorenni di Bari, con il presidente della Camera, il ministro dell'istruzione, università e ricerca e il ministro della giustizia, per un incontro con scuole di Bari e i detenuti dell'istituto penitenziario per minorenni, che hanno avuto modo di incontrare il presidente della Camera e di realizzare un dibattito con il presidente e i due ministri sulla legalità, sulla Costituzione, sulle istituzioni repubblicane, e anche su argomenti di attualità. Sono state rivolte, insomma, una serie di domande. Questo fa parte di un percorso che arriverà in tutta Italia. Verremo anche in Sicilia, diciamo, nel corso dell'anno prossimo. La stessa cosa stanno facendo i giudici costituzionali. Pensate, i 15 giudici costituzionali, oltre che diciamo, visitare le scuole di ogni regione, ciascuno una scuola di ogni regione, stanno anche diciamo, visitando gli istituti penitenziari. Quindi, diciamo, questo adesso visto nel suo complesso, al di là del singolo incontro, queste iniziative viste nel loro complesso rappresentano uno sforzo notevole, uno sforzo importante delle istituzioni per avvicinarsi alle scuole, per avvicinarsi alle nuove generazioni, per cercare di trasmettere, di sensibilizzare proprio a quello che dicevi tu prima, Vito, alle regole, a dei comportamenti corretti che appunto sono di contrasto ai fenomeni criminali, per fare in modo che, insomma, la lotta alla mafia continui, la lotta alla criminalità continui e, diciamo, raggiunga risultati più efficaci, sempre più efficaci, non voglio dire più efficaci di quelli raggiunti in passato, comunque, insomma, sono stati risultati importanti, però sempre più efficaci. Quindi, che dire, adesso non vorrei togliere altro tempo ai relatori, al discorso di merito, che appunto è un discorso, diciamo, di altro livello, e quindi, insomma, ecco,
invito gli studenti, per quanto insomma siano conferenze d'altro anno, ho partecipato, insomma sono conferenze impegnative da un punto di vista dei contenuti, ma perché sono di alto livello, quindi insomma cercate di seguire nel migliore dei modi. Poi ecco, ci sono delle iniziative ovviamente collegate alle conferenze. Ecco, quindi in bocca al lupo, buon inizio, noi siamo qui per qualunque cosa abbiate bisogno, c'è il pieno sostegno del MIUR e spero anche insomma di riuscire a partecipare diciamo di persona, io e i miei collaboratori, a una delle prossime conferenze. Purtroppo ecco, dobbiamo fare un po' i conti con questi vari impegni, ecco ripeto, io insomma, sono tornato ieri sera a Roma perché ero a Bari, però ecco insomma il sostegno è indiscutibile, rimane forte, anche se appunto non sempre riusciamo a essere presenti di persona. E grazie, e ripeto, insomma, di qualunque cosa possiate aver bisogno come Ministero dell'Istruzione, come Direzione dello Studente, siamo qui, vi seguiamo e vi aiutiamo. Grazie. Buon lavoro Paolo, grazie. Voglio dire a tutti i nostri amici video collegati che stamattina abbiamo anche tra gli studenti che partecipano a questa videoconferenza in sala un gruppo di studenti naufraghi recuperati e salvati che provengono da Lampedusa. A loro la nostra solidarietà e il nostro impegno perché siano integrati in un sistema democratico costituzionale come quello italiano, assicurando a loro, come a tutti i giovani, la possibilità di lavorare nel proprio paese e di rendere più ricche le loro nazioni. La parola al professore Vincenzo Militello, prego. Buongiorno a tutti. Avverto molto la responsabilità e l'onore di aprire questo ciclo così impegnativo tematicamente e direi anche politicamente dal punto di vista delle ricadute che queste nostre occasioni di dibattito hanno sulle realtà in cui operiamo. E ciò non tanto per dato che, come abbiamo sentito dalla infaticabile opera di Vito Lomonaco, si tratta dell'ennesima, la quindicesima edizione di un progetto che ha un fiato lungo, che si è insediato stabilmente nei percorsi della nostra società civile. Ho per il piacere e l'onore di sedere accanto all'amico Antonio Balsamo, peraltro in una condizione un po' paradossale, perché quando abbiamo cominciato a fare questi incontri l'internazionalista ero io e lui si occupava del diritto italiano. Oggi parlerò io del diritto italiano e lui, giustamente come merita, si occupa della dimensione internazionale. Quanto piuttosto perché mi sono posto un grande problema, un grande interrogativo, proprio guardandovi e vedendovi fuori. Mi sono posto l'interrogativo, ma perché questi ragazzi vengono a sentire me, noi, e invece di starsene a casa o a fare qualsiasi altra cosa in questa bella mattinata palermitana, e così tutti gli altri che sono collegati in videoconferenza? Non è facile trasmettere il senso della nostra esperienza vissuta in questa città, ciascuno rispettivamente nei propri luoghi di lavoro, chi nelle scuole, i vostri professori, chi in altri contesti di lavoro, il mio percorso professionale, chi diciamo operando nella dimensione politica, chi nella magistratura. Perché, vedete, forse il nostro pathos, la nostra capacità di anche appassionarci a questi temi è collegato alle profonde ferite che nella nostra storia personale ciascuno di questi momenti che sono stati ben sintetizzati nel percorso iniziale visivo ha comportato. Molti di noi si ricordano fatti, eventi, luoghi
conseguenze, manifestazioni di piazza, reazioni individuali, conoscenze di soggetti morti davanti al proprio, alla propria porta di casa. Ecco, trasmettere questo fascio di realtà a chi non lo ha vissuto è estremamente difficile. E allora, nel momento in cui si cerca di apportare un contributo di conoscenza, la prima delle conoscenze deve essere quella collegata al dato che capire quello che è successo e quali sono state le reazioni che hanno portato al punto in cui siamo è fondamentale per riuscire a dare un senso all'essere in questo contesto. Quando girerete nel mondo, e vi, per fortuna oggi molto più spesso per i ragazzi, e vi diranno, ma voi venite da un contesto particolare, l'Italia, la Sicilia, e questa consapevolezza che la Sicilia è stato un luogo in cui sono avvenuti dei fatti di straordinaria gravità, ma vi è stata anche una enorme capacità di, potremmo dire, metabolizzare e trasformare in voglia di riscatto questa realtà, penso sia un elemento che vi faccia crescere a livello personale come pochissime altre realtà. Vi posso dire, e chiudo questa parentesi di carattere introduttivo, che io vedo ragazzi un poco più grandi di voi, i ragazzi che arrivano all'università partono a 18-19 anni e arrivano a 23-24 anni quando sono in regola. Ebbene, vi posso dire che noi abbiamo consapevolezza di avere un materiale di giovani straordinario, cioè una capacità di sensibilizzazione rispetto ai temi di fondo della nostra società. Il diritto penale vive anche della capacità di leggere la realtà. Ieri sera c'è stata la sentenza della Cassazione, già stamattina i giuristi si occupano se davvero questa sentenza si inquadra negli schemi giuridici o meno. Ebbene, i nostri giovani sono, secondo me, lo dico con grande consapevolezza che forse è un punto di vista interno e questo potrebbe distorcere la mia obiettività, hanno una grande capacità di sensibilizzazione rispetto ai temi e all'attualità. E questo proprio perché il nostro contesto, pur con tutte le nostre difficoltà, ha questa capacità di reazione. Che c'entra il diritto con la mafia? Qua siamo in un contesto, e soprattutto che c'entra il diritto penale con la mafia, qua siamo in un contesto in cui sostanzialmente viviamo, non dico facciamo, ma viviamo un'esperienza di antimafia. Parliamo delle cause, parliamo delle reazioni. Questa è una realtà che potremmo ascrivere alla società, la scuola è una componente della società e quindi la società civile. E così dico l'importante novità del collegamento con gli istituti penitenziari, anche la dimensione penitenziaria in un contesto integrato delle agenzie di controllo sociale rappresenta nient'altro che uno degli aspetti in cui la società realizza le proprie attività. E che vi sia una capacità di coinvolgere le varie dimensioni della società civile è proprio il valore aggiunto dell'esperienza italiana. In altri contesti, faccio riferimento agli Stati Uniti d'America, proprio per non appiattirmi troppo sulla dimensione italiana che mi sta sempre un po' stretta, beh, gli Stati Uniti d'America sono i primi che hanno studiato e reagito normativamente alla problematica dell'organized crime, del crimine organizzato. La prima legge nel mondo che si è occupata di controllo dell'organized crime risale al 1970 e fu adottata dal Senato americano. E all'interno di quella legge, in un titolo 9, vi era un intero spazio dedicato al racketing, cioè alla commistione tra attività criminali e attività di impresa illecita, il gambling, quindi le scommesse, ma anche gli stupefacenti.
Ebbene, molti di questi strumenti hanno avuto, diciamo, commenti, sviluppi, sono stati poi ulteriormente elaborati. Nel 1988 hanno portato a una convenzione importante delle Nazioni Unite che sistematizzava alcune delle intuizioni di quella legge del 70 sul crime control, ma la grande differenza che c'è tra la reazione del sistema americano alla problematica di cui parliamo, il crimine organizzato in senso generale come concetto di genere rispetto al crimine mafioso specifico che noi più direttamente abbiamo conosciuto, sta proprio nella reazione sociale e quindi anche inevitabilmente diffusa nei confronti del problema. Non ci sono le manifestazioni a New York negli anni 70 che inondano la Fifth Avenue per contrastare il crimine organizzato, mentre invece quelle ferite che abbiamo brevemente richiamato nel filmato hanno comunque attivato un volano di iniziative continue, molto differenziate, alcune anche forse sopra le righe o sotto le righe. Qua diventa difficile capire quale sia il limite tra la sensibilizzazione e l'esasperazione, tra la fondatezza di certe ipotesi ricostruttive e invece la corretta dimensione di trattazione anche di garanzie nei confronti dei soggetti coinvolti nella situazione dei fatti. Il diritto penale dunque in questo gioco di azione e reazione, azione del fenomeno e reazione della società in cui si innesta, ha un ruolo tutto sommato forse limitato, addirittura secondo alcuni non dovrebbe averlo, perché la reazione dovrebbe essere tutta della società civile. Io non solo perché faccio il penalista e quindi perderei il lavoro se venisse meno, diciamo, del tutto il diritto penale, ma anche perché sono profondamente convinto che il diritto penale non è altro che una delle rotelle che fa funzionare un corretto meccanismo che sociale, giuridico, politico, statuale, complessivo, internazionale, che reagisce al fenomeno. Penso che invece il diritto penale abbia svolto e continui a svolgere una funzione insostituibile per la creazione di barriere al comportamento criminale, come disse un criminologo svedese negli anni 70 che studiava gli effetti di prevenzione generale delle norme penali sulla società. Andenaes, uno studioso che si occupava appunto della capacità che la pena possa orientare il comportamento dei consociati. Il diritto penale entra non solo nelle norme degli Stati Uniti che nel 1970 si occupa del problema, ma sia pur con una certa, per così dire, difficoltà di riconoscimento dei tratti caratteristici del fenomeno di cui stiamo parlando, entra anche nell'ordinamento italiano. La particolarità, semmai, potrebbe essere esattamente quella di dire: ma come mai ci entra relativamente tardi? La prima legge che nell'intitolazione fa espresso riferimento al lemma criminalità organizzata è addirittura del 1979, o soltanto del 1979, mentre invece, come diciamo anche nella prima parte del filmato si ricostruisce, vi sono fatti eclatanti diciamo riconducibili a chiara matrice mafiosa ben più risalenti. Al di là delle vicende di Portella della Ginestra, certamente la strage di Ciaculli del 63, ben richiamata, rappresenta un fatto che determina un significativo cambio di sensibilità collettiva. Non è un caso che pochi anni dopo, nel 65, viene rinnovato un sistema che non è penale, potremmo definirlo
parapenale o extrapenale di misure che colpiscono gli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose. Quindi vi è una sorta di attenzione nei confronti del problema, però questa legge del 65 è una legge che non ha natura propriamente penale. Si tratta di misure che vengono applicate a soggetti che sono indiziati di appartenere a associazione mafiosa, ma non c'è la prova dell'appartenenza, o comunque non è ancora necessaria la prova per l'appartenenza all'associazione mafiosa rispetto all'applicazione di queste misure. Questo che cosa comporta? È difficile questo concetto da semplificare. Vediamo se riesco a farlo capire a chi non ha ancora alcune nozioni di base. Il riferimento è al dato che il diritto penale è lo strumento più incisivo che lo Stato ha, l'autorità pubblica ha, per intervenire sulle posizioni dei consociati, dei cittadini, delle persone. E allora, per poter utilizzare correttamente questo strumento, occorrono uno strumento che di per sé è appunto tagliente, perché tocca beni fondamentali. Ebbene, è necessario che vi siano anche delle garanzie che questo ricorso allo strumento penale sia garantito nelle forme, nei contenuti, nei presupposti, nelle conseguenze. Ebbene, tutto questo, soprattutto in uno Stato che è su base costituzionale fondato sul ruolo dell'autorità giudiziaria come separato dal potere esecutivo, dal governo, dalla polizia, comporta che la norma contenuta nel codice penale, che risaliva al 1930, in materia di contrasto alle forme di aggregazioni di stabili di soggetti finalizzate a commettere reati, la norma sull'associazione per delinquere, non era riuscita in giudizio a avere un adeguato riscontro di colpevolezza nei confronti dei pur numerosi processi che erano stati intentati anche a grossi gruppi mafiosi negli anni 60. Ecco che la esigenza di spostare su un terreno, diciamo, meno incisivo, ma anche più agile nelle forme di intervento, quale quello appunto extrapenale delle misure di prevenzione riferito alle singole persone, che non potevano avere contenuto di limitare la libertà personale all'interno di un istituto penitenziario, ma potevano in vario modo incidere sulla libertà del cittadino, perché lo costringeva ad uscire da un certo libertà di movimento al cittadino, perché lo costringeva ad uscire a un certo territorio o viceversa a restare in un certo territorio, è stato lo strumento che si è adottato e si è affidato ad organi del potere esecutivo, quali il questore, il prefetto, in maniera da colpire in maniera extrapenale il fenomeno. Ecco, sostanzialmente questa risposta extrapenale rimane sino alla legge Rognoni-La Torre, che è stata già menzionata. E ancora una volta, per farvi brevemente cogliere la difficoltà di insediare sul terreno più rigido, proprio perché necessariamente più garantista, del diritto penale, la reazione dello Stato al fenomeno della mafia, vi dico che molte delle innovative soluzioni contenute nella legge Rognoni-La Torre sono essenzialmente due, le principali. Una è già stata richiamata, la norma madre dell'intero sistema attuale di contrasto alla criminalità organizzata nel nostro ordinamento, che è l'articolo 416 bis, associazione di stampo mafioso, e l'altro l'utilizzo delle sanzioni patrimoniali in senso ampio, sia pur nell'ambito delle misure di prevenzione.
azione antimafia. Quindi il ricorso, diciamo, all'idea fondamentale di attaccare la mafia non solo sul versante tradizionale della libertà personale, strumento classico del diritto penale, ma anche rispetto alla nuova frontiera degli ingenti profitti illeciti che dalle varie attività scaturiscono. Ebbene, la legge Rognoni-La Torre, con queste importanti innovazioni, entrambi due snodi che poi hanno avuto evoluzioni molto, molto avanzate nello sviluppo della legislazione, sono passati quasi 40 anni dall'adozione della normativa in questione, non è stato per niente un parto facile. Per portare in fase di discussione parlamentare la normativa in questione c'è voluto prima l'assassinio di Pio La Torre, si chiama Rognoni-La Torre perché appunto il primo proponente era La Torre, ma dopo la morte per eccidio di La Torre, Rognoni, allora ministro, assunse la firma di un disegno di legge. E nonostante questo, La Torre fu appunto assassinato ad aprile, nonostante questo, che vi era stato questa gravissima attacco a chi aveva materialmente preparato, discusso la legge, il Parlamento tergiversava nell'approvazione della legge. La legge venne rapidamente approvata, diciamo, come dire, superando le sabbie mobili in cui era finito il dibattito parlamentare, complice anche la pausa estiva, solo a settembre, ma dopo l'assassinio gravissimo del generale Carloalberto Della Chiesa, generale Carabinieri che era stato mandato qui a Palermo con il titolo, con l'incarico di prefetto, proprio per cercare di rappresentare la presenza dello Stato in un contesto così difficile. Bene, questo lungo sonno quindi del sistema penale, del codice penale rispetto alla trattazione penalistica del fenomeno mafia è però, diciamo, un vero punto di svolta. Dall'82 in poi la normativa in materia antimafia è andata crescendo con quella che io ho definito una progressiva stratificazione normativa. Questo sia per delle caratteristiche più generali del nostro sistema giuridico, che non è arrivato ad un nuovo codice penale della democrazia costituzionale. Il nostro codice penale risale al periodo precedente, periodo, come ricorderete certamente, dominato da una concezione autoritaria dello Stato, se non totalitaria, e di questo terreno d'origine inevitabilmente porta numerose tracce. E quindi la incapacità di pervenire ad un nuovo codice che ripensasse in maniera organica l'intera materia dell'intervento penale con le sue capacità di contrastare i fenomeni di volta in volta oggetto delle proprie norme, ma anche di garantire un equilibrio complessivo nel rispetto delle libertà costituzionali che sono fissate a livello primario nel nostro ordinamento, è fondamentalmente una delle due ragioni di questa stratificazione normativa che nell'arco di questi 40 anni si è prodotta. Ma la seconda causa di questa progressiva crescita di un corpo normativo speciale dedicato al contrasto alla mafia è il dato che molto spesso questi strumenti normativi rappresentavano una tensione, per usare un eufemismo, rispetto a principi tradizionali
fondati su una lunga elaborazione del codice penale che risale agli albori dello Stato moderno. Il passaggio dallo Stato moderno all'ancien regime, dall'ancien regime allo Stato moderno è segnato da alcuni principi che servono per garantire la libertà del cittadino, che, come ricorderete, è una delle tre fondamentali libertà alla base della Rivoluzione francese. Ebbene, la tensione fra i principi contenuti nell'ordine tradizionale e invece le esigenze di strumenti più incisivi per contrastare le caratteristiche operative e strutturali di organizzazioni che avevano dimostrato una presenza sul territorio particolarmente oppressiva, si riusciva a superare la situazione di stallo fra questi due blocchi solo nel momento in cui interveniva un nuovo eccidio di mafia che determinava una consapevolezza complessiva delle forze politiche e della società civile dell'esigenza di una azione più efficace di contrasto al crimine organizzato. Farò una riflessione finale su questo gioco di parti che mi sembra oggi molto attuale. Prima, molto brevemente, vorrei dirvi che questa prima stagione, che parte con la legge Rognoni-La Torre, ha un non significativo secondo momento con la risposta dell'ordinamento alle stragi del 1992, in cui notoriamente sono stati uccisi i due magistrati simbolo dell'attività di reazione posta in essere dallo Stato nei confronti del fenomeno in quel decennio fra il 1982 e il 1992. Certo, c'è un altro importante simbolo, che è la sentenza, la vicenda e la sentenza del maxi processo, che inizia nell'86 e si conclude quasi nell'87. Però parliamoci chiaro: la potenza distruttiva dei due eccidi del 92 ha una carica simbolica che è difficilmente descrivibile per chi come me fa un lavoro assolutamente sedentario, distaccato, e si limita a riflettere sui problemi. Per ragioni varie mi capita di parlare in contesti stranieri di queste vicende. Io dico sempre che la polvere che ogni tanto vediamo anche in questo filmato si levò in conseguenza della potenza distruttiva delle cariche che erano state innescate. È una polvere che ancora rimane nell'aria, perché la portata simbolica di quegli atti andava molto oltre l'effetto pur gravissimo, incommensurabile, di uccidere due uomini simbolo della lotta alla mafia, perché dimostrava una capacità di reazione della struttura mafiosa che appunto, diciamo, giustifica anche il ricorso a questo termine guerra di mafia. Su questo punto tornerò, perché mi sta molto a cuore. Chiudo semplicemente dicendo che dopo il 92 la reazione normativa fu molto importante. Interviene una sentenza della Corte Costituzionale che modifica alcune norme del codice di procedura penale, questo sì costituzionalmente orientato, e innesca la possibilità di superare determinate forme di garanzia contenute nel codice di procedura penale per consentire la utilizzabilità del nuovo strumento processuale all'azione di contrasto nei confronti della criminalità organizzata. In questi giorni, per altre ragioni, sto rileggendo alcuni degli interventi di Giovanni Falcone. Sono una miniera, se avete la possibilità di guardarli anche
questo lo consiglio ai professori, sono anche molto brevi, ce ne sono alcuni, 2 o 3 pagine che possono essere benissimo utilizzati per una lettura di un'ora o per un tema lasciato. Ebbene, in uno di questi di queste proposte di interventi, Giovanni Falcone parla di lotta alla criminalità organizzata e nuovo processo penale, perché ci fu un momento in cui sembrava che l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale dovesse rappresentare una sorta di scaricare le armi dello Stato dimostrate nel maxi processo dell'87 che aveva portato alla condanna che abbiamo sentito, scaricare le armi che lo Stato aveva per reagire al fenomeno mafioso. Per evitare questo rischio, che pure fu paventato, prima la Corte Costituzionale e poi con tutta una serie di interventi molto spesso sempre di carattere di necessità e urgenza, attraverso uno strumento particolare che la nostra legislazione ha, il decreto legge, che viene adottato direttamente dal governo e poi ratificato, per così dire, dalle Camere, che pure possono modificarlo, ebbene si sviluppa tutta una serie di strumenti che vanno innanzitutto a colpire i rapporti fra mafia e politica che prima erano lasciati nel vuoto, a precisare alcuni aspetti di collegamento tra i reati comuni realizzati da un qualsiasi soggetto che delinque e la agevolazione alla mafia. Viene introdotta una importante circostanza aggravante di un qualsiasi reato se viene realizzato quel reato per agevolare la mafia o attraverso il ricorso allo strumento, al metodo utilizzato dalla mafia, cioè quello di creare uno stato di intimidazione e di omertà che determina una soggezione della società civile nei confronti del fatto. E infine l'introduzione, che pure era partito qualche anno prima, ma che in quegli anni dopo il 92 tende a essere allargato e fondato in modo più stabile, un regime penitenziario particolare per i soggetti condannati per fatti di mafia. L'articolo 41 bis, un nome che spesso giornalisticamente magari avrete qualche volta sentito, ma anche, per restare sul versante dell'attualità, ecco, il diritto cerca di non appiattirsi sulla attualità perché deve riflettere su quel delicato bilanciamento di efficienza e garanzie di cui abbiamo parlato all'inizio, però non può dimenticare l'attualità. Ebbene, proprio questo, in questi giorni, una importante sentenza di una Corte internazionale, una Corte europea dei diritti dell'uomo, è intervenuta su un profilo cruciale di questa lotta tra efficienza e garanzia, la possibilità di ammettere alla liberazione anticipata i soggetti condannati per fatti gravissimi, prevalentemente di mafia, anche se non esclusivamente, che siano stati condannati all'ergastolo. Ebbene, come sapete, o come non sapete, che sono contento di dirvi per la prima volta, nel nostro ordinamento costituzionale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Non c'è bisogno che spendo molte parole per spiegare che l'ergastolo pone una questione cruciale di compatibilità con questa idea normativamente fondata della rieducazione del condannato. Nel nostro ordinamento, proprio per rendere compatibile l'ergastolo con questo principio costituzionale, è prevista la possibilità che anche il condannato all'ergastolo, se ha tenuto per un certo numero di anni, 26, una buona condotta in carcere, possa essere ammesso da un giudice speciale che riesamina la sua posizione, può riacquistare la libertà in caso di esito favorevole di questo giudizio. Ebbene, nel caso degli ergastolani per fatti particolarmente gravi, essenzialmente di mafia, questo giudizio è subordinato alla collaborazione del soggetto ergastolano con le autorità dello Stato per denunciare tutto ciò che il soggetto in questione sa.
Se invece il soggetto ergastolano non collabora, non vi è la possibilità di ottenere la liberazione anticipata, questo beneficio penitenziario. Ebbene, la Corte Costituzionale ha ritenuto che una presunzione assoluta di non ammissibilità, di non possibilità di concedere questa liberazione anticipata all'ergastolano che non collabori è infondata e contrario a una norma contenuta in questa convenzione così importante, che ha effetti anche per il nostro ordinamento. Naturalmente qui il contrasto è estremamente delicato tra le due realtà e la dimensione che a mio avviso va considerata è la difficoltà di far passare in contesti così lontani dalle realtà che caratterizzano determinati rapporti, quel rapporto tra la norma e la società che invece è fondamentale per la vita di qualsiasi norma, in particolare appunto in determinati contesti quali quelli in cui noi operiamo, molto spesso la dimensione del mafioso che è in carcere non è una dimensione di rescissione dei rapporti che il soggetto ha con l'organizzazione di appartenenza per le caratteristiche stesse che l'organizzazione ha. Buscetta diceva che si esce o in barella o non si esce dalla mafia, cioè o si muore o non si esce dalla mafia. Quindi vi è oggettivamente una difficoltà nella valutazione di questa sentenza. A me pare che l'argomentazione della sentenza sia fondata su una considerazione essenziale che era stata opportunamente richiamata dai difensori del soggetto che ha fatto il ricorso, cioè il dato che il soggetto mafioso che collabora espone se stesso e i propri familiari a delle possibili ritorsioni e quindi non si può esigere l'eroismo a questi soggetti. Questa è una considerazione fondata. Uno Stato, diciamo, che ha il coraggio dei propri strumenti deve fare i conti con l'obiezione, la considerazione che è stata sottoposta all'attenzione dei giudici. A mio avviso però da questo non si ricava la fondatezza dell'eliminazione della presunzione di non collaborazione. Se la presunzione di non collaborazione non viene intesa, diciamo, come uno sbarramento obiettivo, ma viene intesa come un elemento da cui ricavare un atteggiamento complessivo sul percorso rieducativo del soggetto, che non necessariamente è esclusivamente ricavabile da un formale rispetto delle regole comportamentali all'interno dei penitenziari. Ci possono essere soggetti che sono assolutamente rispettosi delle regole, ma che stanno pianificando attraverso, diciamo, le proprie attività, delle attività le proprie relazioni e le attività illecite al di fuori del carcere. Quindi il rispetto formale delle regole non è un elemento di per sé sufficiente, ci vuole qualche cosa in più, che nel caso del mafioso può essere anche la dimensione della collaborazione. Per evitare che questa collaborazione sia richiesta a un prezzo troppo esoso, che lo Stato non può richiedere l'eroismo al singolo, deve però garantire che gli strumenti di protezione che sono previsti per i collaboratori di giustizia, l'ammissione al programma di protezione che riguarda anche i familiari, vengano garantiti anche ai soggetti che in carcere ergastolani volessero aderire alla dimensione collaborativa. Concludo. L'esperienza della reazione del sistema penale al fenomeno della mafia è ben più complessa e articolata di quella che io ho potuto ricostruire nei 35 minuti che ho utilizzati. Utilizzo gli ultimi due minuti per una riflessione di fondo che, devo dirvi, mi occupa molto anche in questi giorni, perché giusto domani, lo dicevo appunto, per questo mi devo allontanare e mi scuso, dovrò parlare di questo tema e quindi mi sono particolarmente preoccupato di capire questa cosa.
Oggi il sistema complessivo dell'ordinamento nei confronti del fenomeno mafioso è quello di un sistema giuridico che per il diritto penale, per la procedura penale che regola il processo in cui il diritto penale viene verificato in giudizio, per il diritto penitenziario, con le norme che abbiamo appena richiamato, che prevedono un trattamento penitenziario particolare per i soggetti condannati o detenuti per fatti di mafia, determina un insieme, un sottoinsieme dell'ordinamento complessivo che possiamo, diciamo, complessivamente indicare come la precipitazione normativa della lotta alla criminalità organizzata. Lotta alla criminalità organizzata che abbiamo visto non è solo del diritto, è una lotta che, ed è questo che fa il nostro valore aggiunto, si articola e si compone di una serie di figure che devono collettivamente essere protese verso il risultato. Ma il diritto penale ha davvero la funzione, l'obiettivo, il compito di stare sotto l'ala della lotta contro la criminalità organizzata? Mi è stata appunto affidata la trattazione al convegno dei professori di diritto penale italiano la relazione sulla lotta contro la criminalità organizzata all'interno di un convegno dedicato al diritto penale del nemico. E qua torniamo alla guerra. Il diritto penale del nemico è una teorizzazione avanzata negli ultimi 20 anni da uno studioso tedesco che ha avuto una larghissima fama internazionale. Che cosa parte? Qual è l'idea di fondo? L'idea che il terrorista, essenzialmente, ma anche il criminale che fa parte di un'organizzazione, sono soggetti che non si integrano nella società. Sono soggetti che si contrappongono radicalmente alla società e come tali non possono essere trattati come il delinquente, tra virgolette, comune, scusate, diciamo, il carattere comune. Sono soggetti che lo Stato, l'ordinamento, deve trattare in maniera diversa, in maniera da nemici che si sono autoposti fuori dal consesso sociale. E come tale, ecco che si giustifica l'esistenza di un diritto penale del cittadino, del soggetto che commette un fatto e che merita la pena con le garanzie del cittadino costituzionalmente fissate. Nei confronti del terrorista o del mafioso ci sarebbe invece un altro diritto penale. Ora, questo diritto penale sarebbe caratterizzato da una serie di caratteristiche, tra le quali quelle della esistenza di reati associativi, collegamento con strumenti processuali particolari, regimi penitenziari differenziati, intervento delle misure patrimoniali che colpiscono in maniera più o meno generale il suo patrimonio. Che cosa dirò a questo convegno? Io confesso che mi sento veramente dimidiato, perché Vitolo Monaco lo sa, Antonio Balsamo lo sa, io non mi sono mai tirato indietro rispetto ad una presenza anche civile del mio ruolo. E in questo ruolo io non posso non cercare di apportare un minimo contributo ad un'azione comune. D'altra parte, in un contesto come quello in cui domani parlerò di queste cose, dovrei dire che non ha senso parlare di nessuna persona, nemmeno di Hitler, lo dico per ragioni anche personali, come di un nemico da trattare diversamente. Lo Stato ha nella Costituzione una tavola sufficientemente in grado di sopportare un'azione di contrasto che sia spinta fino a bilanciare in misura adeguata l'esigenza di tutela di questa società e l'esigenza di tutela anche del singolo, che non sempre e non necessariamente è un soggetto che a priori può essere etichettato all'interno di un tipo di autore, il mafioso, il terrorista, il criminale, ma che di volta in volta deve essere
inchiodato sulle sue responsabilità personali e fattuali. Mi fermo qui e vi ringrazio. Ringrazio il professore Militello. Come già preannunciato, deve allontanarsi per questo impegno internazionale. È una discussione molto delicata, come avete visto, che noi politicamente, diciamo, risolviamo in un modo. La lotta antimafia non può essere affidata soltanto al diritto penale e quindi agli esecutori del diritto penale, i corpi dello Stato, la giustizia e così via. La lotta antimafia, prima di tutto, è prevenzione, che appartiene alla società, all'economia, alle istituzioni, alla politica, cioè alla rappresentanza della classe che la classe dirigente deve assicurare al diritto di sovranità del popolo italiano. Questo è il punto. Per cui noi, infatti, scusate se ripeto una cosa che dico ogni volta, ci troviamo schierati contro la cosiddetta antimafia di cartone, che si autodefinisce antimafia senza alcun impegno sociale di contrasto sul piano economico, istituzionale e politico. Io non, nella mia vita, da ragazzo, 18 anni, mi sono impegnato in politica uscendo dalla scuola, dal liceo, non mi sono mai definito antimafioso. Mi sono ritenuto umilmente un modesto operatore sociale e politico per il cambiamento e il miglioramento della società. Poi mi sono trovato da Pino Panno, che era il capomafia del mio paese, a tutti gli altri. Ma io ero un combattente per il mutamento sociale. Erano loro che si trovavano contro il mutamento sociale che noi rivendicavamo, che presupponeva libertà individuale, diritto al lavoro, diritti individuali e collettivi salvaguardati e quindi contro ogni forma di illegalità. In questo senso, appunto, siamo antimafiosi, ma solo in questo senso. Deve autodefinirsi antimafioso tanto per fare carriera o per schermare altri affari, magari illeciti, o posizione di potere istituzionale e politico, appartiene appunto al concetto dell'antimafia, come dico io, di cartone. Quindi la distinzione va fatta dal punto di vista sociale e culturale vostro. La battaglia culturale va proseguita su questo terreno. Noi dobbiamo essere titolari della prevenzione, noi società civile, voi giovani dovete essere titolari appunto di questa battaglia. Ecco perché è importante questo ragionamento che stiamo facendo con tutte le distinzioni che qui vanno colte, perché se poi abbiamo la sentenza della Cassazione, ritorno su questo, io non critico mai le sentenze, la sentenza è sentenza, come si dice. Però se mi si dice che quella è un'organizzazione criminale che ha un rapporto con l'istituzione della politica ma non ha adottato un metodo mafioso, quando il metodo mafioso per legge è quello che ha richiamato il professor Militello, usare la forza dell'intimidazione per commettere, non per esercitare per forza il reato immediato dell'uccisione, ma per commettere il reato di che cosa? Di arricchimento illecito. Perché mafia significa appunto lo strumento di arricchimento, di accumulazione primitiva della ricchezza, come veniva definito dai classici. Ed è un sistema che crea profonde disuguaglianze, soprattutto per le nuove generazioni, che se abbiamo meno lavoro, la colpa non è tutta la mafia, perché non può essere tutta la mafia, ma sicuramente è anche della mafia che appunto condiziona il sistema politico, economico e istituzionale di questo paese. La parola adesso a Antonio Balsamo, che vedrà l'evoluzione sul piano internazionale di questi concetti. Non facile, grazie. Subito dopo daremo la parola al consigliere Grasso, che è già in ascolto, e che ringrazio per l'attenzione. Un applauso per cortesia per consigliere Grasso, che pazientemente sta ascoltando noi, interverrà e poi si intratterrà anche attraverso la videoconferenza per rispondere alle domande che voi vorrete porre. Grazie, prego, professor Antonio Balsamo. Dunque, io anzitutto sono veramente contento di essere qui con voi per
e tranquillizzarvi, dico subito che vi terrò meno di 10 minuti. E non... devo dirvi che passerei l'intera mattinata, ma purtroppo devo partire per Roma per coordinare il corso di formazione sul terrorismo alla Corte di Cassazione, perché anche i magistrati della Cassazione hanno un grande bisogno di formazione. Ecco, allora, la questione che io vi vorrei per prima cosa illustrare è la storia che si è sviluppata in Sicilia rispetto al fenomeno mafioso e quanto di questa storia ci sono tracce nella nostra identità culturale, ma anche nelle tendenze che si stanno sviluppando a livello internazionale. Anzitutto, come nasce la mafia? La mafia nasce in un contesto, quello della nostra isola, in cui il sistema feudale finisce molto più tardi che in altri paesi d'Europa, ma la sua dissoluzione non è accompagnata dalla creazione degli stati nazionali, è accompagnata invece dal sorgere di poteri di fatto che si sovrappongono all'attività amministrativa e all'attività giudiziaria. È come in sostanza se la mafia usurpasse le funzioni tipiche dello Stato. Ecco, per darvi una conferma di questo discorso, vediamo qual è l'autocoscienza dei mafiosi, partendo da una persona di cui avrete sicuramente sentito parlare negli ultimi giorni, e si chiama Giovanni Brusca, è quel signore che ha prestato il detonatore della strage di Capaci e successivamente ha collaborato con la giustizia. Ecco, vediamo come Giovanni Brusca parla di se stesso nel contesto di un piccolo centro, San Giuseppe Iato. E qui nel 1991 lui uccide un giovane che si impegnava nella commissione di furti non autorizzati. E allora, in uno di questi processi che abbiamo fatto a Palermo, dice Giovanni Brusca, non se ne poteva più, nel senso che succedevano tanti furti, la gente si lamentava. E siccome Cosa Nostra, a parte tutti i conflitti interni, la base principale, quella che mi è stata detta a me che era la funzione, era quella di fare funzione di polizia, quindi forza di polizia, quindi intervenire sul territorio per tranquillizzare il territorio, se no la forza popolare di Cosa Nostra non avrebbe il motivo di esistere. E utilizziamo poi adesso un'altra testimonianza, quella di un pentito che si chiama Salvatore Barbagallo, il quale dice: a me mi hanno insegnato che nella vita ci sono tre tribunali. C'è il tribunale dello Stato che nel dubbio assolve, il tribunale della mafia che nel dubbio condanna e poi c'è il tribunale di Dio che dubbi non ne ha. Allora, in sostanza, dietro questo modo di pensare, voi vedete la completa sovrapposizione tra l'organizzazione mafiosa e l'organizzazione dello Stato. Una mafia che identifica se stessa come un organismo che esercita una funzione di polizia e amministra giustizia. È l'idea della mafia come Stato nello Stato, che in buona sostanza costituisce il volto storico di Cosa Nostra dal periodo immediatamente successivo all'Unità d'Italia sino a una ventina di anni fa. È un volto che comincia subito dopo l'unificazione italiana. Il primo dibattito sulla mafia nel Parlamento italiano viene fatto nel 1875. In quell'occasione c'è l'ex procuratore generale di Palermo, si chiamava Tajani, che era stato eletto appunto al Parlamento e dice: guardate che la mafia non è pericolosa o invincibile di per sé stessa, ma può apparire come pericolosa o invincibile perché si è trasformata in uno strumento di governo locale. Ecco, questa mafia capace di controllare il territorio esercitando delle funzioni che di per sé appartengono allo Stato è anche quella che cerca tra gli anni 60 e gli anni 80 una sua legittimazione attraverso lo sviluppo di una propria dimensione imprenditoriale. È il periodo della mafia imprenditrice che
non soltanto riversa attraverso delle sofisticate attività di riciclaggio nel mondo delle imprese i proventi di una serie di traffici estremamente lucrosi, come quello degli stupefacenti, ma riesce anche a regolare completamente il mercato locale. Abbiamo in questo periodo un patto chiamato il patto del tavolino, che unisce la mafia, il mondo politico e il mondo imprenditoriale e chiaramente le componenti deviate di questi due mondi nella spartizione degli appalti pubblici in Sicilia. È non soltanto uno strumento di accumulazione di ricchezze, ma anche di ricerca di una legittimazione attraverso il rapporto con componenti forti della società. Quindi la mafia come componente strutturale della società. Ecco, in questa fase si colloca la strategia del terrorismo mafioso. È una strategia che inizia il 6 gennaio 1980, quando viene ucciso il presidente della regione Piersanti Mattarella, che credeva in una Sicilia con le carte in regola. Prosegue con l'assassinio di Pio La Torre, che è proprio l'esponente politico capo dell'opposizione, che il giorno dopo l'omicidio Mattarella inizia a parlare di terrorismo mafioso, e prosegue sino alle stragi degli anni 1992-1993. Dopo questa fase ne abbiamo un'altra, che è stata definita strategia della sommersione. Di recente si è parlato di mafia trasparente. Ecco, queste due fasi in realtà per un verso rappresentano il risultato dei grossi colpi che sono stati inferti a Cosa Nostra attraverso una attività giudiziaria che realmente non ha pari e che si è sviluppata dopo il 1992. Ecco, io personalmente, se mi permettete un ricordo personale, faccio parte di una generazione di magistrati un pochettino particolare, quella che ha indossato la toga non in un giorno, ma in una notte. Nella notte del 24 maggio 1992, quando facevamo il picchetto davanti alle bare di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta che erano stati assassinati nella strage di Capaci. E io credo che in quel momento l'Italia sia stata costretta ad una scelta, la scelta tra continuare una convivenza umiliante con il fenomeno mafioso e la scelta di costruire qualcosa di completamente diverso. Ecco, in questa fase storica che costringeva tutti ad assumersi le proprie responsabilità, Cosa Nostra, è prima preda di un delirio di onnipotenza, è poi uscita profondamente sconfitta. C'è stata una attività sia sul piano delle misure restrittive della libertà personale, sia sul piano delle misure patrimoniali che effettivamente ha privato il fenomeno mafioso di molte delle sue risorse umane ed economiche. Però ecco, al tempo stesso, Cosa Nostra ha riscoperto qualcosa che nel suo DNA, e cioè la capacità di adattarsi ai cambiamenti sociali e politici, riuscendo a mimetizzare se stessa all'interno dei nuovi sistemi di potere. Ma soprattutto si sono sviluppate delle organizzazioni mafiose che sicuramente mutuano da Cosa Nostra il metodo e le finalità, ma che sono al tempo stesso qualcosa di diverso, o radicato in altre parti d'Italia, come l'Andrangheta, la mafia calabrese che è diventata la protagonista assoluta del traffico internazionale di stupefacenti, al tempo stesso si sono sviluppate le mafie straniere. Ecco, vi vorrei, fra l'altro, segnalare la estrema drammaticità di un fenomeno che viene chiamato traffico di esseri umani, human trafficking. Questo traffico di esseri umani è uno dei fenomeni più drammatici del nostro tempo, gestito da organizzazioni e criminali che hanno la stessa incapacità di collusione con il mondo politico amministrativo, di penetrazione nella società, di intimidazione e di corruzione che sono state proprie della mafia siciliana. E al tempo stesso però devo dirvi che io recentemente ho visto dei grandi segnali di speranza. Ecco,
Io ho passato molto tempo lavorando qui come magistrato in Sicilia. Gli ultimi processi che ho fatto sono stati proprio quelli della strage di Capaci e quello della strage di Via D'Amelio, di cui abbiamo depositato la sentenza l'anno scorso. Subito dopo sono passato alla rappresentanza italiana alle Nazioni Unite. E una cosa che mi ha colpito tantissimo è che ci sono dei fortissimi segnali di cambiamento, di volontà di costruire un contrasto internazionale al fenomeno mafioso da parte di paesi che si trovano molto lontani da noi, ma in cui la criminalità organizzata conosce un'evoluzione che assomiglia tantissimo a quella che ha caratterizzato Cosa Nostra in Sicilia. E soprattutto, ecco, mi sono accorto che c'è una persona nella storia italiana dell'ultimo secolo che è oggetto di grandissima ammirazione a livello internazionale. Questa persona si chiama Giovanni Falcone e nella sede delle Nazioni... nelle sedi delle Nazioni Unite, a Vienna, ci sono soltanto due busti di italiani. Uno è Giovanni Falcone, l'altro è Enrico Fermi. Due perseguitati, due uomini che sono divenuti il simbolo dell'identità italiana nel mondo in questo momento storico. Ecco, io adesso purtroppo devo andare, vi vorrei soltanto lasciare con un messaggio che mi viene, ecco, ispirato dal titolo di un libro molto bello di Giovanni Grasso. Il titolo del libro è Piersanti Mattarella, da solo contro la mafia. Il libro contiene un'analisi estremamente lucida della realtà politica e sociale siciliana di quegli anni. Io il messaggio che vi vorrei lasciare è: non lasciate più nessuno mai solo contro la mafia o contro le altre forme di criminalità. Questo per me deve essere l'impegno della vostra generazione. Grazie ragazzi. Ringraziamo il dottor Balsamo. Pronto? Sono collegato? Sì. È in ascolto, quindi non distraetevi un attimo, per cortesia. È in ascolto il consigliere Grasso, che saluto, autore di questo libro già citato dal nostro amico Antonio Balsamo, del contrasto alle mafie. Prego, dottor Grasso, la ringrazio intanto per essere collegato con noi. La preghiamo poi di aspettare qualche domanda che verrà dalla sala. Volentieri. Bene, prego. Ma, come sapete, il 6 gennaio del 1980, il giorno dell'Epifania, il presidente della regione, dimissionario in quel momento perché si stava cercando di costituire un'altra giunta regionale, Piersanti Mattarella, esce di casa al mattino con la famiglia per recarsi a messa. E fa manovra, si mette alla guida della sua macchina, fa manovra per uscire. Sono con lui due figli, Maria e Bernardo, la moglie Irma e la suocera. Si avvicina un giovane saltellando con un giubbotto celeste, gli occhi di ghiaccio, così ricorda la signora Mattarella questo ragazzo basso con la faccia un po' arrossata. Si avvicina, spara dei colpi attraverso il finestrino, colpisce il presidente della regione che si accascia sul volante, fa il giro della macchina per colpire di nuovo e dare il colpo di grazia e poi fugge rapidamente su un'auto guidata da un complice. L'auto viene ritrovata a poche centinaia di metri
e evidentemente un altro autista, diciamo, un altro complice ha caricato sia il killer che il complice su un'altra macchina e si dileguano su Palermo. La circostanza che ancora oggi ha quasi 40 anni di distanza, perché il prossimo 6 gennaio sono 40 anni dall'uccisione, è che su questo delitto politico, se ci pensate bene, è il più grave delitto politico in Italia dopo la morte di Aldo Moro, cioè il più alto esponente delle istituzioni ucciso in Italia in quegli anni, dopo appunto Moro, di cui Mattarella era un discepolo. Ecco, dicevo appunto dopo 40 anni, dopo processo con sentenza passata in giudicato che ha condannato tutti gli esponenti della cupola mafiosa come mandanti dell'omicidio, rimangono ancora delle enormi zone d'ombra, ossia non abbiamo mai saputo con certezza chi fossero i due che quella mattina in Via della Libertà hanno ucciso il presidente della Regione Sicilia. Ed è un mistero, perché di tutti gli altri delitti che la mafia ha compiuto in Sicilia ci sono state delle rivelazioni di pentiti che hanno messo a fuoco la dinamica di quel delitto. Gli esecutori, i mandanti, chi ha sparato, chi ha premuto il pulsante e così via. Ma sul caso Mattarella non c'è stato nessun pentito di mafia che abbia affermato con certezza chi fosse stato a sparare e perché. Anzi, i pochi pentiti che hanno parlato, pentiti minori essenzialmente, se hanno parlato con i giudici è soltanto per attuare dei penosi e risibili depistaggi, nel senso che hanno indicato via via come esecutore materiale del delitto quell'esponente della famiglia mafiosa o quell'altro, ma erano, adesso non ricordo esattamente tutti i depistaggi, ma per dire fu indicato una persona che poi si scoprì che all'epoca del delitto era già morta da 2 anni e così via. Quindi l'omicidio Mattarella è uno dei casi più misteriosi della nostra storia contemporanea. Ma chi era Piersanti Mattarella e perché è stato ucciso? Ecco, sulla domanda perché è stato ucciso, come vi ho accennato prima, c'è un grande punto interrogativo, nel senso che la sentenza del delitto Mattarella, che poi fu unificato insieme agli altri due delitti politici siciliani di quel periodo, cioè del segretario della DC palermitana Michele Reina e appunto di Pio La Torre, ucciso 2 anni dopo, c'è, per quanto riguarda Mattarella, la genericità del fatto che la sua azione politica di presidente della regione, quindi di amministratore, dava fastidio alla mafia, confliggeva con gli interessi mafiosi. Ma appunto non si è andato oltre questa genericità, perché appunto la dinamica del delitto non si è mai riuscita a ricostruirla.
Che periodo era quello in cui si muoveva Mattarella? Mattarella, come vi ho detto all'inizio, era un allievo di Aldo Moro. Aldo Moro è quello statista, quell'uomo politico che a Roma ha tentato di associare al governo le due grandi forze popolari dell'epoca, la Democrazia Cristiana, i cattolici, democratici, quindi, e il Partito Comunista, che fino a quel momento erano stati su due fronti opposti. Qual era il discorso di Moro? Il discorso di Moro era che il Partito Comunista proveniva sicuramente dalla matrice marxista, leninista, all'inizio del dopoguerra era stato un partito alleato di Stalin, era un partito che, come dire, aveva delle radici rivoluzionarie, sovversive, che volevano instaurare appunto all'inizio la dittatura del proletariato, ma che piano piano, nel corso degli anni, già dalla partecipazione alla resistenza in poi, aveva all'interno un germe che mano a mano appunto lo avrebbe fatto evolvere verso forme di democrazia tradizionale. E l'associazione del Partito Comunista a livello di responsabilità di governo, questa la politica di solidarietà nazionale di Moro, avrebbe consentito a questa forza di prendere responsabilità di governo e quindi di decidere insieme alla Democrazia Cristiana i destini del paese, e naturalmente facendo questo, secondo Moro, avrebbe, come dire, completato questo iter di trasformazione democratica. Allo stesso modo, Piersanti Mattarella, che era un esponente moroteo siciliano, era probabilmente sarebbe diventato, se non fosse stato ucciso, l'erede di Moro. Questo è molto importante, tenetelo a mente, ragazzi, perché secondo me è limitativo dire che Mattarella sia stato ucciso soltanto perché le sue leggi contrastavano gli interessi della mafia. Secondo me bisogna considerare, allargare un po' il discorso anche fuori dalla Sicilia. Diciamo, sullo stesso principio, Mattarella sognava e realizza in Sicilia un governo per la prima volta in cui vengono associati, non con gli assessori, quindi non a livello di governo, ma a livello di maggioranza, vengono associati gli esponenti del Partito Comunista Locale. Qual era l'idea di Mattarella? L'idea di Mattarella era che per sconfiggere la mafia, la corruzione, il malaffare, per rilanciare la Sicilia dal punto di vista economico, sociale e culturale, c'era bisogno della collaborazione delle forze politiche popolari più importanti, e quindi anche dell'incontro tra i cattolici e i comunisti. Voi sapete che in questo paese, in quegli anni, chi ha cercato di portare i comunisti al governo, sia a livello nazionale sia a livello siciliano, non ha fatto una bella fine. Ci sono stati in quel periodo grandi opposizioni nel paese, ma anche fuori, specialmente oltreoceano. Insomma, questo avvicinamento, questo cammino di avvicinamento tra i due partiti popolari è stato visto sempre con grande preoccupazione, sia in Italia appunto dagli ambienti più conservatori, sia appunto anche dagli alleati occidentali, che insomma non hanno mai come dire, digerito questa operazione. Se vi ricordate cosa il segretario di Stato Kissinger sostenne e disse a proposito dell'operazione di Moro, ecco, altrettanto avvenne con l'operazione di Mattarella. È un periodo di sangue. Quando Mattarella nel 78 diventa presidente, da quando diventa presidente, meno di due anni di presidenza, vengono uccisi, non nell'ordine, ma insomma durante la sua presidenza, appunto il segretario della DC palermitana, Michele Reina, che è il primo attacco della mafia a un uomo politico così importante. Viene ucciso il giornalista Mario Francese, giornalista antimafia, viene ucciso Peppino Impastato, e Mattarella
si reca nella zona dove è stato ucciso a testimoniare appunto la vicinanza delle istituzioni, viene ucciso un magistrato antimafia, Cesare Terranova, insieme al suo autista guardia del corpo Lenny Mancuso, viene ucciso il capo della mobile Boris Giuliano, questo soltanto in un anno e mezzo. Ma a livello nazionale c'è anche il terrorismo, sono le Brigate Rosse. Solo per dirvi che poco prima, subito dopo Mattarella, neanche un mese e mezzo dopo, terroristi uccidono un altro cattolico democratico, Vittorio Bachelet, ex presidente dell'Azione Cattolica Nazionale, persona di grande rigore, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Mattarella giura, quindi diventa presidente, ottiene la maggioranza nel 3 aprile del 78, quando si è appena consumata la tragedia del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro. Come diceva Lo Monaco prima, quando parlava dell'antimafia di carta, a me piace parlare dell'antimafia dei fatti e dell'antimafia delle parole. Per Santi Mattarella era un uomo che l'antimafia la faceva con i fatti. Nei suoi meno di due anni di presidenza, scusate, voglio essere preciso, quindi prendo gli appunti, la Regione Sicilia, che era un organo polveroso, antico, macchinoso, guidato da interessi clientelari, non trasparenti. Questi assessorati erano, gli assessorati della regione erano delle specie di repubbliche indipendenti in cui l'assessore diventava l'esclusivo titolare di politiche sostanzialmente di elargizione di soldi, di benefici e di prebende, senza alcun controllo da parte del presidente della regione. Insomma, vi dicevo, in quel anno e mezzo, quasi due di presidenza, scusate, sto cercando il dato, Mattarella riesce a far approvare dall'Assemblea regionale 95 disegni di legge di riforma di iniziativa del governo regionale. Di questi 95 non ce n'è uno che possa definirsi, cioè che abbia come titolo un provvedimento antimafia. Ma perché questo? Che vuol dire che Mattarella non combatteva la mafia? No, era esattamente il contrario. Mattarella diceva che per combattere la mafia a livello politico servivano leggi di riforma dei meccanismi della politica regionale che, come dire, tagliassero l'erba sotto la mafia. Mattarella cioè pensava che la mafia, giustamente pensava, si annida e si sviluppa, cresce nei meandri, in quegli interstizi che un cattivo processo legislativo e una cattiva amministrazione consente alla mafia appunto di prosperare. E quindi comincia il suo mandato con una revisione dei rapporti tra la presidenza e gli assessori, cioè riforma proprio la governance della regione, attribuendo al presidente un vero potere di coordinamento. Comincia a mandare, cosa inaudita, quasi una dichiarazione di guerra, ispettori, suoi ispettori, presso gli altri assessorati, controlla i conti, controlla i ritardi, esige puntualità nei pagamenti, puntualità nell'esecuzione delle opere, rispolvera, cosa anche questa inaudita, i controllori degli appalti.
cioè comincia una vera e propria opera di bonifica di questo organo che fino alla sua presidenza, con qualche lodevole eccezione, era diventato appunto un organo lento, burocratico, dispensatore di favori, un ente che assumeva personale di cui non c'era bisogno per clientelismo, un ente che spendeva tanti soldi per fare opere inutili, per fare cattedrali nel deserto, strade che non servivano. Ed era proprio nell'inefficienza della macchina pubblica, teorizzava Mattarella, e non solo teorizzava, appunto prendeva provvedimenti, nelle lentezze della burocrazia, degli appalti, nella mancanza di risposte ai bisogni dei cittadini, che, come abbiamo anche sentito prima negli interventi che mi hanno preceduto, è lì che si annida la mafia. Se io non riesco ad ottenere un diritto, non riesco a ottenere i finanziamenti per la mia impresa, perché il meccanismo è lento, perché il meccanismo è clientelare, e allora è molto facile che io, imprenditore onesto, mancanza di lavoro, abbia bisogno di trovarmi un padrino, nel senso non necessariamente mafioso, comunque anche mafioso, che mi dia una mano a sbloccare i finanziamenti, oppure devo andare da qualcuno a chiedere dei prestiti con tassi da strozzo, devo andare a raccomandarmi per vincere un appalto perché i tempi sono troppo lunghi per consentirmi di fare una programmazione economica. Tra le tante leggi, appunto, che Mattarella mette in atto per riformare la Sicilia, ce n'è una in particolare che probabilmente è uno dei motivi che hanno segnato la sua condanna a morte. Una legge molto importante, ed è la legge urbanistica. Voi pensate su cosa c'entra la mafia con la legge urbanistica, lo capirete immediatamente da soli. Legge urbanistica del numero 71, la voglio citare, del 78. Con questa legge Mattarella decide di ridurre gli indici di edificabilità dei terreni, quindi voi sapete c'è stato il sacco di Palermo, terreni urbani e terreni agricoli che comprati dalla mafia poi diventavano edificabili, cioè ci si poteva costruire sopra delle palazzine, dei grandi condomini. Sapete cosa è successo a Palermo? Sono state distrutte i giardini, le ville Liberty, per costruire degli enormi palazzoni. Ecco, riduce il rapporto l'indice di edificabilità dei terreni da 21 a 7 per le aree urbane, quindi viene ridotto di due terzi, e addirittura da 0,20 a 0,03, quindi siamo nell'ordine della decimazione per quelle agricole. Che cos'è l'indice di edificabilità dei terreni? È il rapporto tra i metri quadrati del terreno. Io possiedo 100 metri, 200 metri quadrati di terreno e posso edificare tot metri cubi di casa, di capannone agricolo, eccetera. Naturalmente, oltre a questo, la legge urbanistica mette sulle spalle dei costruttori alcune delle spese per le opere di urbanizzazione. Voglio costruire un quartiere, alcune delle spese per le strade, l'illuminazione, l'acqua, le fogne e così via, Mattarella le mette a carico dei costruttori, dicendo: se tu guadagni costruendo e vendendo le case, non è giusto che sia la regione a pagare integralmente i costi per, appunto, l'urbanizzazione delle zone, ma chi ha un guadagno deve
cooperare anche con la cosa. Questa legge che viene applicata con rigore taglia tanti privilegi, taglia tanti, lega le mani a quella parte importante di classe dirigente siciliana che ha prosperato fino a quel momento grazie a deroghe, varianti ed espedienti discrezionali nell'assegnazione appunto delle aree edificabili, la deroga alla regola era, se mi permettete il gioco di parole, era la regola in quegli anni in Sicilia, cioè si faceva una legge ma poi per gli amici si faceva la deroga. E naturalmente questa legge crea grande scompiglio perché tocca veramente il cuore degli interessi grandi dei costruttori, dei palazzinari dell'epoca. E addirittura l'assessore al territorio, che era una persona per bene, un collaboratore di Mattarella, Mario Fasino, alle successive elezioni regionali perde 10.000 voti e non viene più eletto. Proprio l'impopolarità, appunto, viene punito perché ha firmato, è il titolare di questa legge sui suoli. Poi altre leggi che vi cito: la normativa sugli appalti, fondamentale. Voi sapete che la mafia di quegli anni è la mafia degli appalti. Ci sono fiumi di denaro pubblico che vanno verso le regioni. La Sicilia, come regione a statuto speciale, ha più soldi di altre, ma questi soldi, appunto questi appalti, vengono sempre vinti dalle solite ditte legate alla mafia. E in particolare Mattarella si accorge che c'è un gruppo di collaudatori è quello che deve controllare appunto da vicino che la procedura di costruzione degli appalti sia fatta a regola d'arte e secondo le leggi, sono sempre gli stessi, sono un gruppo di pochi collaudatori, vengono nominati sempre loro, sono collaudatori regionali, e quindi introduce criteri di rotazione e anche affida a funzionari esterni alla regione, quindi ingegneri del genio civile o del provveditorato delle opere pubbliche, il compito di effettuare questi collaudi. Nel 79 un'inchiesta sul suo assessore ai lavori pubblici, che si chiamava Gardillo, fa emergere talmente tante irregolarità che appunto Mattarella chiede a questo assessore di lasciare l'assessorato. Altri suoi provvedimenti amministrativi, la nomina di commissari ad acta, cioè se un amministratore locale non faceva il suo dovere viene commissariato. C'è anche un altro limite che Mattarella oltrepassa. Lui riscopre fino a quel momento il comune di Palermo nelle mani di personaggi di cui sicuramente avrete sentito parlare, non certo in maniera positiva. Il comune di Palermo è considerato quasi una zona off limits, cioè in Sicilia si può fare politica, si può stare alla regione, si può stare nei comuni, ma non si può toccare il comune di Palermo. Ebbene, Mattarella scopre, tra i suoi poteri, le sue facoltà, che lui ha la possibilità anche di mandare ispezioni al comune di Palermo. E in particolare incarica una persona per bene, Mignosi, ispettore Mignosi, di indagare sugli appalti su 6 scuole palermitane. Bisognava ricostruire, sistemare 6 scuole, si fa una gara pubblica,
rispondono sei ditte, solo sei ditte, ma ognuna risponde per una scuola diversa. È chiaro che c'è il cartello, che si sono messi d'accordo queste sei ditte, e tutte queste sei ditte, ognuna di esse, più o meno fa capo a una famiglia mafiosa. L'ispettore Vignosi va a vedere le carte, riferisce a Mattella e gli dice in un colloquio di cui appunto abbiamo saputo, di cui ho scritto nel mio libro, gli dice: Presidente, io vado avanti ma finisco in un pilone del cemento armato. E Mattarella lo guarda e gli dice: vado avanti, casomai finiremo in due piloni vicini. Questo per dirvi che tipo di pressioni si aveva. Questa è stata l'opera breve, un anno e mezzo, del presidente Mattarella, che non ha soltanto tentato e in parte appunto è riuscito a riformare questo organo così vetusto, così lento, ma ha anche cercato di proiettare la Sicilia sul piano nazionale e sul piano internazionale. La sua idea era che questa Sicilia, che era il fanalino di coda insieme a tutto il mezzogiorno dell'Italia, dovesse aprirsi alle esperienze europee. Ha fatto un viaggio in Germania, ha convinto gli industriali tedeschi a venire in Sicilia per cercare di investire, ha fatto venire il presidente dell'allora Commissione europea, cioè voleva appunto che la Sicilia, che la mentalità dei siciliani cambiasse, non più attendere soltanto gli aiuti di Stato, che pure erano utili, ma che dovevano essere indirizzati per investimenti produttivi. Addirittura in alcuni discorsi Mattarella si dice è vero che noi abbiamo assunto, la regione ha tanti dipendenti, ne ha troppi probabilmente, non servirebbero tutti. Lui dice: è chiaro che al nord hanno la cassa integrazione e che quindi tutte queste assunzioni sono state anche un modo di aiutare le famiglie siciliane a trovare un lavoro, ma è possibile che queste persone devono essere messe negli enti inutili a non fare niente e invece queste stesse persone non le possiamo impiegare in attività che a loro volta creano sviluppo, creano occupazione, creano investimenti? Questa era la grande sfida di Mattarella. E quindi appunto una grande attenzione sulla Sicilia. Il suo capolavoro politico, diciamo così, è quello di portare il Presidente della Repubblica di allora, Pertini, all'Assemblea siciliana, e Pertini va solo perché ad invitarlo è per Santi Mattarella. La sua figura in quel periodo stava crescendo anche a livello nazionale. Zaccagnini, che era il segretario del rinnovamento della DC, era molto legato a Pier Santi Mattarella, a un certo punto gli chiede: ma tu ti vuoi candidare, vuoi venire a Roma, saresti molto utile a Roma come politico? E Mattarella gli dice: no, perché io devo finire il lavoro in Sicilia per il quale sono stato eletto. Naturalmente oggi tutti i suoi amici, i familiari pensano che se avesse accettato quella candidatura probabilmente non sarebbe stato ucciso. Non so quanto tempo ho ancora, se ho due minuti volevo parlare un attimo del processo. Ecco, qualche minuto così chiudiamo questa, perché poi ci sono domande alle quali dobbiamo rispondere. Prego. Sì. Allora, quello che volevo dirvi è questo. Falcone, che era giudice istruttore, istruì la pratica, istruì il processo convinto che ad uccidere il presidente della regione Sicilia non fossero stati killer di mafia, ma killer venuti dall'esterno, in particolare dal mondo dell'estremismo di destra. Citava numerose prove, tra cui anche la testimonianza della moglie, diceva di aver riconosciuto nella persona che sparò al marito uno dei capi dei NAR, Giusto Fioravanti quei giorni era sicuramente a Palermo, aveva un giubbotto azzurro che gli aveva regalato il fratello, e era lì per progettare
l'evasione di un altro neofascista dal carcere del Lucciardone, anche la dinamica dell'omicidio, la pistola usata, il fatto che la macchina non fosse stata bruciata, la mafia ha sempre bruciato le macchine con cui aveva commesso i delitti. Insomma, molte cose lasciavano a intendere che ci fosse una presenza esterna insieme alla mafia. Poi Falcone, come sapete, è saltato in aria, e poi alcuni pentiti di mafia, tra cui Buscetta, il più importante, dissero ai giudici che indagavano successivamente, dice, a me mi sembra strano che il delitto Mattarella possa essere stato compiuto da esponenti non mafiosi del terrorismo nero, perché in questo caso io l'avrei saputo. Ma ovviamente alla domanda, ma allora chi ha sparato, Buscetta non ha saputo rispondere. Come vi ho detto prima, nessuno ha mai saputo rispondere alla domanda chi è che ha sparato. Io sono abbastanza convinto, l'ho scritto nel mio libro, che la pista nera ipotizzata da Falcone per quanto riguarda l'esecuzione del delitto sia ancora in piedi, ma devo prendere anche atto che Fioravanti e Cavallini, che poteva essere il suo compito, sono stati assolti in via definitiva, e quindi, diciamo, da questo punto di vista non si può più sostenere quell'accusa. Tenete presente che in questi ultimi anni, questi 5-6 anni, ogni tanto dai giornali siciliani, in particolare da Repubblica, escono soprattutto 6 gennaio, quindi l'anniversario della morte del presidente Mattarella, escono delle notizie che dicono che si sta per riaprire una pista nera, che sono state trovate delle tracce del DNA di una macchina, che è sparito un guanto, insomma tutta una serie di misteri, però insomma allo stato ancora non si è concretizzato nulla. Io credo che probabilmente se il delitto Mattarella, se nel 1980 le tecniche investigative, quelle che conoscete, che usano il DNA, le tracce umane, eccetera, fossero state più sviluppate come lo sono oggi, probabilmente noi saremmo venuti a capo di questo mistero. Resta comunque questo un doppio cruccio, secondo me. Il primo cruccio è proprio quello della mancanza di giustizia, dell'identificazione di chi ha sparato. Ed è incredibile, appunto, che la mafia, Buscetta, che ha raccontato tutti i particolari, tutta la vita, le affiliazioni, i misteri della mafia, ecco, appunto, nessun pentito abbia mai riferito, se non depistatori, appunto, qualche cosa sui mandanti di questo omicidio. La seconda, più generale, è che nonostante tutto, diciamo, Pezzanti Mattarella è stato per lunghissimi anni dimenticato, non è stato ricordato sufficientemente. Giustamente sono stati sempre portati come esempio, come eroi, gli eroici magistrati che hanno indagato e che sono morti, ma ecco, sui politici, sul politico in particolare Mattarella, è sempre stato un po' un velo di riservo, come se appunto la politica, questo è un atteggiamento qualunquista, insomma, fosse sempre qualche cosa di divisivo, di sporco, non dicibile, che quindi, insomma, alla fine queste figure, appunto, non sono state, a mio parere, ricordate mai con l'importanza che invece, secondo me, Mattarella ha centrale nella storia della politica siciliana, ma anche nella storia della politica italiana. Vi aggiungo soltanto, per dovere di cronaca, che il noto finanziere, famigerato finanziere Sindona, venne in Sicilia di nascosto in quel periodo, stesso periodo della presidenza Mattarella, inscenò un sequestro, si fece addirittura sparare a una gamba per rendere tutto più realistico, ma quando fu arrestato e interrogato, lui disse che era venuto in Sicilia su ordine di non si sa quale poteri americani per impedire che un golpe comunista nell'isola. Ecco, questa è una pista
è una parte ovviamente non esplorata, non indagata di questo mosaico di misteri che stanno appunto dietro all'uccisione di Piersanti Mattarella. Grazie, consigliere. Grazie. Io sottolineo quanto detto al consigliere in quanto testimone d'epoca, perché ero il rappresentante della parte politica che trattava col governo Mattarella quelle leggi citate che sono state concausa dell'uccisione per Sante Mattarella. Io, pur non essendo un tecnico, ma in quel momento rappresentante della politica per gli enti locali, la legge 1 per il decentramento ai comuni e la legge 71-78 sono stati oggetto della nostra, appunto, elaborazione politica, molto complicata e difficile. E avere fatto accorciare dai 7 metri, dai 21 metri, cioè 7 piani, non 7 metri, 7, dai 21 metri, che era una modifica voluta nel piano regolatore di Palermo, appunto dall'assessore ai lavori pubblici Ciancimino e sindaco Lima negli anni precedenti. Avere eliminato quello significava togliere un po' di miliardi dalle tasche degli appaltatori e dalla commissione tra appaltatori politici e mafia, perché erano la stessa, appunto, la stessa famiglia. Allora, a questo punto passiamo alla fase successiva. Abbiamo già delle domande via web che adesso leggeremo. Preparate le domande alle quali volete che si risponda. Intanto vi proponiamo di rispondere, se state più attenti anche in quelli in videoconferenza, sapresti indicare il corretto ordine cronologico in cui sono avvenuti i fatti riportati nelle foto? Le foto riguardano? Vengono pubblicate, sì. Un attimino. Ci siamo? Le foto? Guardate queste foto e memorizzatele. Un attimino, perché c'è un problema. Si è bloccato il video, quindi un minutino. Un attimo che è bloccato il video, vediamo di sbloccarlo subito. Un po' di pazienza. Sono, come si dice in televisione, la diretta. No, ancora lo devo aprire. Un attimo che apro il questionario. Allora, il questionario adesso è aperto. Ecco. Ora un attimo devo necessariamente chiudere l'applicazione e rientrare, quindi invito tutti i partecipanti a aspettare un secondino, che dovrebbe riconnettersi con tutti in automatico, ed eventualmente, se non è così, vi riconnettete. Se mi confermate via chat, se anche voi vedete il video bloccato. Un po' di silenzio in sala, scusate. È bloccato il video? Se mi rispondete in chat, ok. Sì, il video è bloccato, quindi l'audio lo sentite, ma il video no. Quindi un attimo, esco e rientro all'applicazione. Ok, un attimino. Ci siamo? Posso, Gianni? Allora, prova. La prima foto, numero A. Manifestazione per la pace, è quella contro i missili a Comiso. Bisogna sapere qual è stata prima, dopo e così via. B, in massi processo, i giudici, bisogna sapere se è stato prima in massi processo o prima la manifestazione per Comiso. C, l'omicidio di Peppino Impastato. D, l'omicidio di Pio La Torre. Cercate di memorizzare queste fotogrammi, registrate sul vostro telefonino.
E, strage di Ciaculli. F, strage di Capace. G, l'omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa. H, l'omicidio di Piersanti Mattarella. Nelle risposte dovete mettere la serie, secondo voi, cronologica, usando le lettere, in ordine di successione, di scansione cronologica corretta. Va bene? Tra poco vedremo i risultati. Cliccate che noi vedremo i risultati in diretta e li commenteremo. Intanto le prime due domande. C'è una domanda, scusate, di uno studente detenuto nel carcere della casa circondariale di Trieste che vorrei che Selenia leggesse. Prego. Domanda da... La voce. Consigliere Grasso, domanda naturalmente alle domande risponde anche lei. Allora, domanda da Samir, studente scuola superiore. Scusate, un po' di silenzio, se no si disperde la voce. Sì, l'ha detto. La mafia può essere paragonata ad un organo del corpo umano che può essere curato solo con il confronto continuo, appunto parlandone e facendola conoscere. Perché allora non si sensibilizza l'opinione pubblica a conoscere più da vicino il mondo variegato dei cosiddetti istituti penitenziari, in modo tale da poter davvero aprire al mondo esterno, collegarlo in qualche modo con il nostro, per far capire che chi sbaglia paga, ma anche che riabilitarsi dopo è molto difficile. Di chi è la domanda? Samir, uno studente del... Centro circondariale di Trieste. Bene. Della studente alla Luis che sono in videoconferenza per adesso qua assieme a voi. Prego, legge la domanda. Sì, sempre della stessa, arriva un'altra domanda da Pasquale. Ah, sempre questo del sì. Trieste. Chiede se è vero che dopo 10 anni di carcere il soggetto mafioso può dissociarsi e usufruire di altre pene detentive che esulano dal 41 bis. Dalla Luis, invece, dagli studenti Cosimo, Andrea e Alessandro, dicono: la mafia sembra poggiare la propria forza e legittimità nella creazione di valori identitari e di una comunità locale di sangue, in contrapposizione a quella che invece intende costruire lo Stato contemporaneo, dove la legittimità è anche di tipo legale e razionale. Si evince per cui che la legittimità etnico-locale della mafia riesce ad attrarre maggiormente rispetto a quella, seppur etnica, ma soprattutto legale e razionale, dello Stato. Se si accetta questo punto, allora sembra che contrapporre un principio legale e razionale di giustizia alle legature sociali della mafia sia improduttivo o poco efficace. Stesso discorso vale per gli incentivi selettivi di natura economica. Non sarebbe quindi opportuno opporre alla comunità mafiosa un senso di comunità di Stato basato su una legittimità tradizionale? Bene. Abbiamo ancora un'altra domanda. Un'altra domanda, prego. Dall'Istituto Falcone di Luano. Nel corso degli anni migliaia di persone hanno combattuto, o meglio, hanno cercato di combattere la mafia senza mai riuscire ad annientarla realmente. La mia domanda è la seguente: e se la mafia fosse un'agevolazione per lo Stato? Sarebbe come combattere contro i mulini a vento. La Stato da sempre siamo noi, i cittadini siamo noi, le ideologie sono le nostre. Quindi la mafia è solo lo specchio della società. Che ne pensate? Consigliere Grasso, vuole dare una prima risposta? Mi sente? Sì. Ci sono altre domande qui in sala? Allora facciamo così, raccogliamo tutte le domande, così poi facciamo un'unica risposta complessiva. E poi leggiamo i risultati del... Prego, presentati prima, scusami. Il microfono. Allora, io mi chiamo Angelo, vengo dalla scuola Maiorana. La mia... scuola sei? Scuola Maiorana. La mia non è più una curiosità che una domanda, ma comunque ci tenevo a chiederla. Poco fa il suo collega aveva detto che l'Andrangheta era specializzata sul traffico di stupefacenti. Le altre mafie, che più o meno sono comunque tutte uguali, si basano tutte sullo stesso organo, in che cosa sono specializzate?
Va bene, altra. Sono Fabrizio, sempre del Maiorana, e volevo chiedere una cosa riguardo i falsi pentiti, ovvero come effettivamente vengono riconosciuti dai pentiti veri, quindi le notizie false... Scusate, non si capisce. Quindi le notizie false da quelle vere, e in caso vengano riconosciuti, che provvedimenti vengono presi? Ci sono altri o procediamo alla risposta? Consigliere, vuole rispondere? Allora, c'è una domanda alla prima fila che non vedrete, però sentirete. Prego. Allora, alza la voce. Io sono dell'Istituto Ferrara e ho una domanda sulla mafia. Oggi si sente parlare meno del fenomeno mafia rispetto al passato. Lei pensa che sia ancora un fenomeno radicato nella società e nell'economia? Sì. Allora, consigliere, mi sente? Gianni, consigliere collegato? Scusate, c'è un'ultima domanda da Lucciardone. Mafia ieri e oggi, qual è la differenza? Mamma. Allora, inizio io una risposta mentre il consigliere Grasso. Inizierei da questa, è Lucciardone, è più vicino di casa, diciamo. Anche perché coglie appunto il tema sul quale stiamo lavorando. Quando abbiamo citato all'inizio la seconda guerra di mafia come cesura storica tra il primo e il dopo, che adesso non ripeto, naturalmente l'avete già ascoltato, c'è da aggiungere un aspetto. Fino a quell'epoca la mafia, che è stata presente fin dall'Unità d'Italia, come braccio armato di una parte della classe dirigente del momento. Subito dopo l'Unità d'Italia era a servizio e a disposizione dei feudatari per proteggerne i diritti, i privilegi contro i contadini. Il sistema economico italiano si evolve nel corso dell'Ottocento e del Novecento, rimangono ancora i grandi proprietari, eredi di quelli feudatari, diciamo, e rimangono fino alla Seconda Guerra Mondiale, quando si riapre dopo varie fasi di scontro, i fasci siciliani, dopo la Prima Guerra Mondiale, adesso non riepilogamo perché occorrerebbe più tempo, si riapre la questione agraria, del riassetto agrario. I contadini vogliono un pezzo di terra, anche perché la maggioranza della popolazione italiana in quel momento, al 51%, secondo i dati del censimento del 50, quindi già subito dopo la guerra, è ancora, proviene, cioè vive con l'agricoltura. Nel meridione questa percentuale è molto più alta. All'indomani della guerra il 2% dei proprietari in Sicilia possiede gran parte della terra. I baroni feudatari di Gangi hanno un catasto personale familiare di 16.000 ettari. La famiglia Dalì, sono cognomi che poi ritornano anche nella storia contemporanea, di Trapani, ha anch'essa un catasto familiare che va da Marsala a Trapani, fino a Castelvetrano, dove poi si insedia anche il capomafia che gli protegge l'azienda. Vedi caso, sì, che è il padre di Matteo Messina Denaro. Questa è la situazione. Si rompe questo schema con la riforma agraria, la mafia non scompare, quindi si è adattata al nuovo sistema economico. Qual è? Quello capitalistico moderno. Perché la mafia continua ad essere appunto lo strumento per accrescere l'accumulazione primitiva della ricchezza, come viene definito. Cosa cambia in quegli anni del 70? Perché fino a quell'epoca, diciamo, era stato
uno strumento a servizio nella lotta tra Corleonesi e altri gruppi di mafia interna. Prevale l'idea che invece non debbono essere a servizio, ma la politica deve servire gli interessi di mafia, cioè un rovesciamento dei ruoli. Ecco, lì si apre appunto quel contrasto e quel contenzioso che poi sfocia nel momento in cui il Parlamento raccoglie l'istanza del paese che si ribella a tutti quegli eccidi. Giustamente è stato citato il delitto di Carlo Alberto dalla Chiesa come la goccia che fa traboccare il vaso. Il disegno di legge di Pio La Torre era presentato all'80, non aveva fatto un passo avanti. Pio La Torre viene ucciso il 30 aprile 82, 4 mesi dopo, 3 settembre 1982, viene ucciso Carlo Alberto dalla Chiesa. L'11 settembre viene approvato il disegno di legge Pio La Torre, che prende appunto il nome anche di Gino Ragnone, che è il ministro cofirmatario del disegno di legge. Quindi 8 giorni. E diventa quello che è diventato quello strumento legislativo che qui è stato illustrato. Quindi non ritorno su questo. Cosa cambia tra la mafia di ieri e di oggi? Come abbiamo detto, quella mafia è stata sconfitta grazie a questo, a un movimento popolare antimafia unitario. Ha una presenza della Chiesa diventata sempre più crescente, fino al presente papato, che del tema della lotta, del contrasto alla corruzione e alle mafie, fa un oggetto di priorità politica, sollecitando la coscienza civile non soltanto degli italiani, perché il fenomeno appunto non è più italiano ma mondiale, e sollecitando impegni concreti delle classi dirigenti dei vari paesi. Che quando parliamo di traffico alla droga, qualcuno poneva solo l'Andrina, no, tutte. L'Andrina si è impossessato delle fonti primarie di produzione della droga, che distribuisce e scambia. Avete visto nella recente vicenda giudiziaria che riguarda il mercato ortofrutticolo di Vittoria, siciliano, uno dei più grandi mercati ortofrutticoli d'Europa, che assieme, dove le 'Ndrine e i casalesi sono presenti, controllano anche il trasporto e altri sistemi di intermediazione, e che usano la base di Vittoria, del mercato di Vittoria, per la diffusione della droga in Sicilia. Oppure l'intervento delle mafie nigeriane qui a Palermo, ma non solo a Palermo, poi c'è Milano e altre zone, che diventano canale di importazione della droga, che sotto la protezione, l'autorizzazione di Cosa Nostra, possono distribuire la droga nel loro territorio, ma ovviamente col consenso della mafia, che a sua volta poi utilizza la droga. E stamattina avete visto la vicenda giudiziaria dei minori che sono attirati nell'uso delle droghe cosiddette leggere, che poi leggere non sono, e che sono appunto un nuovo mercato. Il mercato della droga è un mercato internazionale. Dove vanno a finire i soldi della droga? Nel sistema finanziario globalizzato. Ecco perché la necessità del contrasto a livello internazionale. Noi abbiamo sostenuto l'obiettivo di avere una procura antimafia europea, un coordinamento tra tutte le magistrature e le polizie d'Europa, una omologazione, un'omogeneizzazione della legislazione antimafia per identificare appunto il metodo mafioso, che non può essere identificato soltanto con le radici etniche e culturali, come pone l'altra domanda, ma come sistema che va al di là del radicamento etnico, culturale, territoriale e così via, che riguarda appunto il fatto di usare l'intimidazione e l'omertà per acquisire nuova ricchezza. Questo è il fatto nuovo. E questo avviene appunto in varie parti del mondo. Contrastarlo non basta lo strumento repressivo, come abbiamo detto, non basta soltanto l'esaltazione di un garantismo assoluto o astratto, bisogna applicarlo in un fenomeno che va al di là della nostra stessa visione dello Stato di diritto.
senza negare l'esigenza del rispetto dei diritti individuali, delle libertà personali che la Costituzione ci garantisce. Questo è il punto. Come avete visto, lo sollevate il professore Militello, giustamente, ma il delitto di associazione di stampo mafioso non è paragonabile a tutti i gravi delitti che possono essere commessi. È qualcosa in più, e questo qualcosa in più presuppone appunto anche un'attenzione diversa. Se la Corte dell'Aia non riesce a percepire la gravità del fenomeno mafioso, è un deficit culturale. Se la Cassazione fa distinguo se c'è un metodo mafioso nella mafia capitale o meno, c'è un problema di deficit culturale anche nella classe giuridica. Se il Tribunale della Lombardia non riconosce il metodo mafioso nell'alleanza tra l'imprenditore locale e l'andrina, c'è un deficit culturale mafioso, culturale giuridico, che era presente allora, quando ci si batteva perché ci fosse una legislazione contro la mafia. Parte della magistratura sosteneva che la mafia era un fenomeno culturale e che non aveva bisogno di strumenti giuridici repressivi. Altri si sono battuti diversamente. Se la legge Rognoni La Torre ha avuto quell'efficacia è perché c'è stata una classe di magistrati di nuova cultura giuridica che l'hanno fatta proprio pagando un prezzo. Perché da Rocco Chinnici, che contribuì all'elaborazione del disegno di legge di La Torre, e io ne sono testimone oculare perché allora ero lì, a Falcone Borsellino, a Costa o Terranova, che Terranova era stato componente della commissione parlamentare antimafia ed era stato, aveva dato il suo contributo notevolissimo nella definizione della relazione di minoranza del 76 presentata appunto da Pio La Torre a nome del gruppo del suo partito. Relazione di minoranza che qualche anno fa la commissione ha rimesso in votazione e l'ha approvata all'unanimità, quindi non più relazione di minoranza, dandole, come si può dire, nuovo vigore e nuova attualità, perché dal 76 a oggi qualcosa è cambiato. Cosa è cambiato? E finisco. È cambiata che è cresciuta la rete di relazioni con quelli che viene nominato come la mafia dei colletti bianchi, ci sono sempre stati. Ma il commercialista e il professionista che si mette la sua scienza e la sua conoscenza dei meccanismi amministrativi a servizio del sistema mafioso è il nuovo pericolo che noi troviamo. Questo è il problema. Che non significa che tutti i commercialisti, tutti gli imprenditori siano, diciamo, collusi alla mafia, assolutamente. Anzi, questo sistema opera contro la maggioranza, gli imprenditori, dei professionisti e così via, perché impedisce appunto la libertà di mercato e la libertà individuale e collettiva. Consigliere Grasso è in collegamento? Allora, consigliere Grasso, a lei la parola così concludiamo. Vito? Ci sono altre due domande. Facciamolo così le ascolta il consigliere Grasso, prego. Allora, scusate, stiamo finendo. Una arriva sempre al Lucciardone di Palermo e viene chiesto cosa ancora si potrebbe fare e non si è fatto per debellare la mafia. Perfetto. E l'altra è una riflessione che arriva dal San Cataldo di Catania, sempre casa circondariale, da Antonio, di Caltanissette, scusate. Antonio, allora, riallacciandoci alla riflessione del detenuto di Trieste, siamo portati a riflettere sul fatto che noi detenuti siamo le prime vittime del sistema mafia. La mafia è inganno che permette l'arricchimento di pochi e si fonda sull'ignoranza di molti che fanno parte della società. È importante quindi per noi continuare ad istruirci, a conoscere e a riconoscere che la mafia è violenza, sopraffazione e abuso di potere. Grazie. Bene. Io credo che è inutile sottolineare l'importanza di questi detenuti che stanno intervenendo in questo modo, molto senza offendere nessuno, con una precisione, diciamo, di linguaggio e di cultura che fa loro onore e a noi fa piacere contribuire appunto alla loro maturità politica, culturale su questo tema. Grazie comunque. Professore,
Consigliere Grassa, a lei la parola. Concluda lei, quindi. Dottor Grasso, mi scusi, c'è un problema. Non sentiamo la sua voce. Dovreste un attimo parlare con il tecnico, un attimo riuscire a rientrare dall'applicazione. Grazie. La prossima volta, in attesa del collegamento con il consigliere Grasso, per la videoconferenza del 14 novembre, globalizzazione, professore Ernesto Savone, per sindaco di Palermo Leo Luca Orlando, professore di Chiara, i vostri insegnanti, quindi voi, riceveranno una scheda preparatoria. Chiediamo ai docenti di preparare i ragazzi in modo tale da poterli far intervenire in modo molto più pregnante sul tema che poi discuteremo. Grazie. A lei la parola, consigliere Grasso. Mi sentite ora? Sì, ora la sentiamo. Allora, voglio proprio prendere spunto dall'ultimo intervento, che, se mi permetto, veramente puntuale, che ha capito fino in fondo l'essenza della mafia. La mafia è un cancro. Il cancro distrugge il corpo sano delle persone. La mafia è un virus multiforme, di quelli che stanno scoprendo adesso, cioè che si trova un antibiotico per debellarlo, ma il virus cambia e riesce a rispondere anche al nuovo antibiotico, per cui c'è bisogno di nuovi strumenti. La mafia è molto veloce. Falcone diceva: se volete trovare i mafiosi, cercate i soldi, ed è esattamente questo. In Sicilia almeno la mafia non è più una mafia territoriale, non controlla il territorio, anche sia grazie alle indagini, sia grazie anche a questa bellissima reazione dei siciliani. Cioè, io vi assicuro che qualche anno fa, quando ho visto i ragazzi siciliani scendere in piazza e festeggiare per l'arresto dei boss, mi sono venute le lacrime, perché magari 10 anni prima, invece di festeggiare i poliziotti dalle finestre, magari arrivavano insulti o oggetti contro i poliziotti che arrestavano il boss. E questo è molto importante. E quindi cosa fare ancora per combattere la mafia? Allora, intanto mai dimenticarla, mai far finta che non esiste più. Ci sono stati dei lunghi periodi in cui la mafia è stata abbattuta e si è ritirata, ma ha continuato, come dire, a vivere in maniera carsica. Quindi va sempre tenuto conto che la mafia esiste e che bisogna combattere. Naturalmente vanno affinati gli strumenti. Non è più una mafia territoriale, come diceva lo Monaco, non è più la mafia degli agrari, non interessa più. Per un lungo periodo è stata la mafia degli appalti e delle costruzioni. Oggi la mafia si dedica a traffici transnazionali. Così come l'economia si è globalizzata, la mafia è stata la prima a globalizzarsi. Oggi le mafie, non importa se siano calabresi, campane o siciliane o cinesi o turche, cioè controllano lo spaccio di droga, la produzione e lo spaccio di droga, come abbiamo detto, e controllano il traffico di esseri umani, compreso prostituzione e traffico anche di organi, che è una pratica orrenda di cui si parla troppo poco, ma che purtroppo succede anche alle spalle dei poveri migranti che dall'Africa cercano di arrivare nella più civile Europa. Controllano il traffico di armi. Non sappiamo ancora, con questi fenomeni nuovi di Bitcoin, cioè di monete parallele che girano sul web, se quanto di questo sia appunto attribuibile alla mafia. Comunque è un virus poliforme che cambia continuamente pelle e che si adatta con estrema facilità alle mutazioni della società e dell'economia mondiale. Per questo, e questo la magistratura italiana è all'avanguardia, insomma, bisogna fare accordi internazionali, non serve più combattere la mafia solo sul territorio italiano, servono accordi quando poi magari il business,
il core business della mafia in un paese dell'America Latina. Naturalmente i proventi di tutte queste attività illecite che la mafia gestisce, il gioco d'azzardo, così via, vengono reinvestite in capitale, in imprese sane, così, comunque in imprese apparentemente pulite, e quindi c'è un fortissimo inquinamento anche dell'economia, è un controllo dell'economia reale. Proprio l'altro ieri mi è capitato di vedere l'anteprima del film di Scorsese, The Irishman. Andatela a vedere, non solo perché è un film bellissimo, di mafia ovviamente, ma vi fa capire quanto la mafia ha condizionato, la mafia italiana, di origine italiana, ha condizionato la storia degli Stati Uniti recenti, addirittura facendo, nominando sindacalisti di importantissimi sindacati, addirittura contribuendo all'elezione o alla caduta, addirittura si suppone alla morte, di presidenti americani. È molto giusto quello che ha detto, non ricordo il penultimo intervento, cioè che la mafia apparentemente crea benessere per una serie di privilegiati, cioè tu sei un disoccupato di una zona marginale, urbana della Campania, non hai lavoro, il boss locale ti offre di fare la sentinella del quartiere, di avvisare se arriva qualche poliziotto, qualche estraneo mentre stanno spacciando droga, ma in realtà è dimostrato scientificamente, economicamente, che al di là di questa apparente e fragile ricchezza destinata a pochi, la mafia consuma risorse e distrugge il futuro. La mafia impedisce lo sviluppo di un paese, la mafia usa la paura, usa il ricatto per tenere un paese sotto sviluppo. La mafia è nemica della libertà ed è nemica dello sviluppo economico. Tenetelo a mente, perché la mafia è grande nemico del vostro futuro, ragazzi. Grazie, consigliere. Concludiamo leggendovi. Concludendo, vi leggo i risultati dell'applicazione informatica. E nonostante non ci siano stati molti interventi qui in sala e anche dalle scuole videocollegate, abbiamo avuto invece un'ottima presenza degli interventi dalle scuole delle case circondariali, la risposta che viene fuori è che l'82% dei ragazzi che hanno partecipato con l'applicazione informatica ha azzeccato la risposta. L'82,05 per l'esattezza. E vi dico la successione corretta. Un attimo e ce ne andiamo tutti, non vi preoccupate. Posso? Allora, la successione corretta è, primo, delle foto che vi abbiamo mostrato naturalmente, la strage di Ciaculli, 30 giugno 1963. Da qualche giorno era stato eletto Papa Paolo VI, che chiede attraverso il suo segretario di Stato a Ruffini, cardinale di Palermo, come mai non si è pronunciato contro quella strage, sollecitato dalla Chiesa Valdese, che fece un proclama dicendo: ribelliamoci tutti contro un delitto di mafia, e sollecitando la Chiesa Cattolica. Ruffini risponde che quello non era un delitto di mafia, era criminalità. Alla sollecitazione del segretario di Stato, Monsignor Dell'Acqua, dice: ma come, qui dicono, la documentazione parla di cose diverse. Dice: sì, ma a me l'ha detto il questore di Palermo, che era un certo che poi fu coinvolto nella loggia P2 successivamente.
È la risposta di Ruffino, come viene registrata ai libri di storia, di cui parleremo poi in una videoconferenza specifica su mafia e religione, non solo soltanto quella cattolica, ma anche quella musulmana e quella valdese. La risposta di Ruffini, ormai nota e rinota, è: ma la mafia è un'invenzione dei comunisti, di Danilo Dolci e del Gattopardo. Ecco, sarà smentito dalla storia. Seconda è l'omicidio di Peppino Impastato, 1978, che coincide col rapimento di Moro, per cui viene oscurato subito quel delitto, ritenendo che fosse un terrorista che stava mettendo delle candelotti dinamite che lì si trovano per fare saltare il treno, cioè un depistaggio clamoroso che poi sarà smentito dalla storia. La terza è l'omicidio di Piersanti Mattarella, 6 gennaio 1980. La quarta è la manifestazione della pace, per la pace, novembre 1981, contro i missili Comiso. Eravamo 100.000 a Piazza Politeama, 100.000. E c'erano tutti, non era solo un popolo di sinistra, c'erano preti, un gruppo di buddisti che partecipò poi alle manifestazioni anche a Comiso, gruppi di varie estrazioni, cioè fu una grande manifestazione unitaria e popolare. Poi l'omicidio di Pio La Torre, 30 aprile 1982. 4 aprile avevamo fatto l'ultima manifestazione a Comiso, quella, la foto che vedete è Piazza Politeama, quella di Comiso poi è 4 aprile, poi ci saranno altre foto, se andate sul sito trovate, sul nostro sito www.piolatorre, trovate tutte queste cose. Poi c'è la lettera D, l'avevamo detto, l'omicidio di Piola Torre, la lettera G, l'omicidio di Carlo Alberto alla Chiesa, come abbiamo detto, 4 mesi dopo l'uccisione di Piola Torre, 3 settembre 1982. La lettera B, il maxi processo 1985, che si conclude nell'87. La lettera F, la risposta alla risultata del maxi processo, la prima strage, quella di Capaci, seguirà poi quella di Via D'Amelio con Paolo Borsellino. Io vi ringrazio ragazzi per la vostra partecipazione. Speriamo la prossima volta di avere più interventi. Ringraziamo il consigliere Grasso. Buon lavoro a tutti. Ci vediamo e sentiamo 14 novembre.